grazie davvero anche di questo invito di essere qui nel conoscere non soltanto questo centro studi e questa comunità con la quale mi auguro si possano da questo momento in poi anche aprire collaborazioni davvero proficue, no? Sia con l'Università degli Studi di Teramo, nella quale io insegno, sono delegata del Rettore per le pari opportunità, e sia con l'Istituto Italiano di Bioetica che da poco abbiamo istituito qui in Abruzzo e che qui oggi rappresento, e attraverso il quale, parlavo appunto anche prima col dottor Visci, potremmo veramente pensare di lavorare molto su questi temi. Ieri non mi è stato possibile essere qui perché ero in Ateneo, però ho così seguito un po' anche i titoli delle relazioni, anche i titoli delle relazioni della mattinata, e mi sembra davvero che sia un'occasione di confronto su tematiche che ci stanno particolarmente a cuore, anche a noi dell'Istituto Italiano di Bioetica, perché in particolare io insegno etica della cura, oltre ad altri insegnamenti. E il tema della cura per noi ha un valore antropologico, come diciamo noi ontologico, quindi non strettamente riferito ovviamente a un mandato, una vocazione, una missione solo di chi si occupa appunto di professioni mediche, ma proprio come vocazione della persona, dell'essere umano. Perché la cura, e quindi l'etica della cura, è appunto questo voler riparare, questo prendere in custodia, questo davvero sentire, no? Una vocazione profonda, sia dal punto di vista quindi professionale, scientifico, ma soprattutto umano. Ecco, quindi ci tenevo a portare questo brevissimo saluto e il ringraziamento per essere qui con voi. Il mio ruolo appunto da moderatore quindi mi impone di invitare subito a prendere la parola qui al tavolo alla professoressa Donatella Caserta, della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università La Sapienza di Roma, che terrà appunto la sua relazione dal titolo I nuovi inquinanti, qual è il loro ruolo reale. Consuetudine per gli Atenei romani, e sono contenta che adesso gli Atenei dell'Abruzzo vengano ad essere coinvolti, perché insomma, io sono abruzzese, sono di Teramo, ho insegnato 11 anni all'Aquila, per cui sono davvero non contenta di più di questa occasione. L'argomento che mi è stato dato è... Grazie, gentilissimo, adesso va bene, meglio. L'argomento che mi è stato dato è quello degli interferenti endocrini, che sono davvero una classe di sostanze che vengono a costituire proprio a determinare delle patologie ancora prima che la persona nasca, cioè addirittura dal grembo materno, e vedremo in che modo esse si sviluppano. Allora, innanzitutto la definizione: un interferente endocrino o distruttore endocrino o disregolatore endocrino è una sostanza esogena oppure una miscela che altera la funzionalità del sistema endocrino determinando degli effetti avversi sulla salute di un organismo o sulla sua progenie oppure su addirittura un'intera popolazione. È un vasto gruppo, un gruppo enorme di sostanze, ne vedremo qui alcune perché davvero se no facevamo tutta la giornata, sono in grado in pratica di riprodurre l'attività degli ormoni fisiologici perché si legano al recettore dell'ormone, mimando quindi la sua azione nel tempo sbagliato, nel modo sbagliato, nella quantità sbagliata oppure bloccando l'azione. Possono essere gli ormoni naturali, animali o vegetali, prodotti di sintesi, come invece ormoni, farmaci, pesticidi, metalli pesanti e altre sostanze, e entrano in pratica all'interno dell'organismo e vanno a legarsi con il recettore bersaglio. Qui rispetto agli uomini e alle donne è riportato quali sono gli organi che principalmente vengono ad essere colpiti. Noi sappiamo che gli ormoni hanno un'azione estremamente importante all'interno del nostro organismo, pensiamo per esempio soltanto al sistema riproduttivo, perché questo è l'argomento nel quale noi ci occupiamo essendo ginecologi e ostetrici, quindi hanno un'azione di tipo estrogenico, antiestrogenico, la tiroide per esempio è un altro organo che viene assolutamente ad essere coinvolto. Quali sono le fonti di esposizione?
Brutto a dirsi, ma la principale fonte di esposizione sono gli alimenti, perché queste sostanze entrano all'interno della catena alimentare e in pratica arrivano poi all'uomo attraverso quello che lui mangia e anche attraverso quello che lui beve, perché sono sostanze che vengono disciolte nell'ambiente, estremamente persistenti, e che quindi in qualche modo vengono a far parte del patrimonio che viene ad essere dell'alimentazione. Le vie di esposizione sono tantissime, sia attraverso la cute, per esempio, che attraverso quello che noi inaliamo, quello che noi mangiamo, e gli effetti si vedono soprattutto per quanto riguarda la gravidanza, legandosi loro ai recettori dell'embrione, che è un organismo in rapidissima evoluzione e in specificazione per quanto riguarda gli organi bersaglio. A volte si possono vedere anche davvero ad anni di distanza. Perché ci preoccupano? Ci preoccupano perché sono composti estremamente eterogenei, la loro sorveglianza non è così possibile il più delle volte, hanno la capacità di colpire numerosi organi e sistemi, tra loro sono correlati come effetti tra la popolazione animale, soprattutto i mammiferi e l'uomo, agiscono in sinergia l'uno con l'altro, e poi soprattutto esistono delle sottopopolazioni che in qualche modo sono maggiormente responsive su base genetica, che vengono ad essere maggiormente colpite. Sicuramente le gonadi sono una regione proprio elettiva, in quanto vanno ad interferire nel momento, per esempio nel momento sbagliato, nella quantità sbagliata. Una cosa che è acclarata nel tempo sono gli effetti a breve e a lungo termine per quanto riguarda la componente maschile. Queste sostanze, pensiamo per esempio alle diossine oppure ad alcune plastiche, derivati della plastica come gli ftalati, possono determinare in una fase molto precoce tutte quelle ipospadie, epispadie o alterazioni che si vedono nei maschietti alla nascita. Poi nel tempo invece questi saranno in qualche modo deputati ad avere delle alterazioni nella produzione del liquido seminale per quanto riguarda la quantità, la qualità stessa del liquido seminale, e poi successivamente è possibile che vadano anche ad agire per quanto riguarda lo sviluppo del cancro del testicolo. Questa è stata la prima evidenza, e di questo diciamo dobbiamo ringraziare i pediatri, perché sono stati loro, in quanto il bambino è proprio l'evento sentinella di queste sostanze, sono stati loro in effetti i primi che si sono accorti di questa azione. Le sostanze che vengono ad essere coinvolte in tossicologia sono divise in tre categorie, a seconda che ovviamente gli effetti siano riportati sul mammifero in maniera, quindi sull'uomo, in maniera assolutamente chiara, invece quelle che per il principio di precauzione, man mano che andiamo avanti fino alla categoria numero 3, dovrebbero essere evitate proprio per il principio di precauzione. Non ci sono ancora dati certi, ma il mondo animale ci mette in questa direzione. Tra queste sostanze, i POPs sono gli inquinanti ambientali persistenti, che sono prodotti appunto di derivazione industriale, come per esempio i policlorobifenili, oppure per esempio il DDT, alcuni pesticidi, e la loro principale azione è legata al fatto che non solo interagiscono con i recettori tiroidei, e quindi immaginiamo quanto sono importanti nello sviluppo del feto e successivamente nello sviluppo neurologico del bambino, quanto hanno anche un'attività estrogenica. Questo chiaramente, insomma, non va bene né per il maschietto né per una bambina. Sono sostanze che vengono usate in agricoltura e zootecnia, e queste sono tutte cose che sono ben note per esempio alla medicina veterinaria. Prodotti industriali, come vedete leggendo appunto nella diapositiva, le sostanze sono veramente tantissime. Al momento l'attenzione è principalmente sui ritardanti di fiamma. Pensate che i nostri vestiti sono imbevuti di ritardanti di fiamma, e quindi immaginate, in un neonato noi lo mettiamo lì questo bel vestitino, no? E quindi in qualche modo lo coinvolgiamo. Poi ci sono una miscellanea di sostanze, tra cui per esempio anche i metalli pesanti. Per quanto riguarda l'apparato riproduttivo femminile, ormai c'è una messe davvero di lavori. A me capita molte volte, andando, siccome mi occupo di questo argomento veramente da tanti anni, ancora nel parlare di questa cosa, che mi venga detto in maniera molto scettica: ma siamo sotto questo cielo, che possiamo fare? E poi non è così certo, no. Come vedete, c'è davvero una messe di lavori ormai da tanti anni, che riportano le alterazioni che in qualche modo gli interferenti endocrini possono portare non solo nell'apparato riproduttivo maschile, ma anche in quello femminile.
E poi c'è un'altra cosa, la trasmissione materno-fetale. La trasmissione materno-fetale, la placenta in effetti è un organo privilegiato ed è un organo di scambio. Queste sostanze non hanno nessuna barriera, nel senso che queste sostanze si ritrovano nel sangue del cordone ombelicale e anche nel neonato, al momento della nascita. Oltretutto, se andiamo a cercarle nel liquido amniotico, noi le ritroviamo. E infatti vediamo, per esempio, in studi fatti, si sono ritrovati metalli pesanti nel fluido nel sacco amniotico. Altre cose poi, invece, una volta che sono nati, vediamo nel tempo come gli interferenti endocrini possono essere causa di quello che riguardano le alterazioni sia nello sviluppo pre e postnatale. Anche nel latte sono presenti queste sostanze, sono sostanze estremamente lipofiliche e quindi ovviamente attraverso il latte vengono ad essere passate dalla mamma al feto, al neonato, scusate, mi sbaglio sempre, al neonato. E tant'è vero che se noi andiamo a dosare queste sostanze prima dell'allattamento e alla fine dell'allattamento, noi troviamo la donna che ha mangiato sempre nello stesso modo, che ha vissuto sempre nello stesso modo, però con un carico di queste sostanze estremamente inferiore, proprio perché le ha in qualche modo passate al suo bambino. Tra queste sostanze sicuramente la dice molto il bisfenolo A. Bisfenolo A, tant'è vero che è una sintesi del poliestere ed è chiaramente dappertutto, l'esposizione alimentare alle plastiche sotto gli occhi di tutti, non soltanto perché ci sono le plastiche che galleggiano nel mare, ma perché ci sono le plastiche, che ormai le microplastiche che sono entrate a far parte del nostro organismo, e sull'asse ipotalamo-ipofisi determinano, il bisfenolo determina una serie di alterazioni importanti, tant'è vero che la Comunità Europea per esempio ne ha vietati tantissimi. Queste sostanze sono quelle, se voi immaginate i giocattolini dei bambini anche per la dentizione, che sono delle plastiche un pochino morbide, umidine se le andiamo a sentire, beh, è quell'umido che il bambino assorbe ed è quell'umido, e in quell'umido c'è questa microplastica che entra all'interno. E l'Unione Europea, devo dire, ne ha bloccato l'utilizzo in moltissime, ma molti giocattoli arrivano dalla Cina, molti giocattoli arrivano dagli Stati Uniti o da altri posti dove queste sostanze non sono assolutamente considerate tossiche. Sistema riproduttivo, vado avanti un po' velocemente perché poi mi piacerebbe avere invece con voi uno scambio. Le altre sostanze, per esempio, sono i perfluorottani, anche questi sono riguardano le plastiche, entrano, come vedete, sono nei prodotti alimentari, principalmente sempre il pesce, perché dal mare visto che li stiamo eliminando nel mare e poi ritornano nella catena alimentare, riducono anche il tasso di fecondazione ovocitaria, alterazioni del sistema neurologico. Per quanto riguarda gli outcome neonatali, sono collegati, e anche qui c'è davvero una messa di pubblicazioni ormai, il DEP e il MEP, anche questi sono derivati del PVC, che anche queste sono delle plastiche, servono sia nei prodotti da imballaggio che per quanto le sacche da trasfusione. Immaginate gli aghi cannula, grandi prematuri nei nostri ospedali hanno questo ago cannula che è tenuto all'interno veramente magari per tantissimo tempo, e quello rilascia. E quindi a questo bambino, che stiamo cercando veramente di fare di tutto per farlo crescere bene, sano, e portarlo pari con gli altri che sono nati a termine, proprio un grande regalo non glielo stiamo facendo. Per cui DEP e MEP, outcome neonatali, embriotossicità, teratogenicità nelle altre cose, porto alcuni risultati di ricerche che abbiamo fatto noi per quanto riguarda la percentuale, per esempio, del bisfenolo, che è sopra il LOD significativamente maggiore tra le pazienti infertili rispetto alle pazienti fertili, a parità ovviamente di qualunque altra condizione ed escludendo tutti gli altri fattori confondenti che dovessero essere presenti. Il livello recettoriale è alterato in queste pazienti, tant'è vero che noi abbiamo detto che sono delle sostanze che vanno a bloccare i vari recettori. L'esposizione transgenerazionale, che è l'ultimo argomento del quale noi ci stiamo occupando, proprio perché si è vista questa presenza all'interno sia del liquido amniotico che nel sangue cordonale, in effetti in donne che non erano esposte per motivi occupazionali, che mangiavano, grazie,
che mangiavano nello stesso modo, che facevano anche lo stesso tipo di lavoro, che non avevano una gravidanza complicata, da ipertensione, diabete, quindi abbiamo cercato di escludere tutto il confondente possibile, e si è visto che queste sostanze erano presenti in alcuni casi in maniera non statisticamente significativa, ma in altre invece in maniera statisticamente significativa, più presenti rispetto per esempio a quelli che erano nati con un basso peso alla nascita. L'altra considerazione che ci siamo posti, ed è come dire il prossimo spin-off, ma allora se anche il latte in qualche modo viene ad essere complicato da queste sostanze, dobbiamo smettere di allattare? No, dobbiamo semplicemente mangiare un pochino meglio, e quindi questo potrebbe ridurre con una maggiore attenzione, e noi siamo tenuti, perché come quando le nostre pazienti vengono, e questo forse qualcuno mi avrà già sentito dirla, e io racconto della toxoplasmosi e di tutte le cose che deve evitare, beh forse dobbiamo spendere qualche minuto anche magari a dire come mangiare in maniera sana, così come dobbiamo dire come mangiare in maniera sana alle mamme, dobbiamo dire come mangiare in maniera sana per i loro bambini, per le loro bambine adolescenti, perché quelli sono i momenti nei quali poi questi, la loro azione va a svilupparsi. Tant'è vero che c'è una serie di raccomandazioni che, come vedete, sono di assoluto buonsenso comune. Cerchiamo di prendere prodotti freschi, non quelli avvolti nella plastica, non usiamo il microonde con sostanze, con contenitori che possono in qualche modo rilasciare le plastiche all'interno. Poi naturalmente per l'esposizione professionale c'è l'INAIL, ma lì veramente l'INAIL ha una serie di regole davvero molto restrittive. Il problema è la popolazione non esposta per motivi occupazionali. Questo perché in effetti esiste la reale possibilità, non è vero che siamo sotto questo cielo e ci dobbiamo prendere tutto quello che arriva. No, possiamo qualcosa, lo possiamo fare. Entro questo anno, e a me insomma piacerebbe coinvolgere l'Abruzzo, perché la mia regione, perché è la terra dei cinque parchi, in questo congresso che farò, che avrà il nome Pachamama, cioè dalla pancia della terra, oppure dalla pancia della mamma alla pancia della terra, nel senso che le due cose sono assolutamente ambivalenti. Ho parlato un po' veloce perché non volevo rubare tempo, grazie. Allora, professoressa Donatella Caserta, perché davvero ci ha mostrato con il suo intervento come Edgar Morin ci dice che siamo dentro un anello di relianza, no? Antropocosmica, cioè davvero dall'analisi, no, anche dei dati legati alla fertilità, insomma legati appunto alla sua specificità scientifica, abbiamo visto come è fondamentale promuovere una cultura, un'educazione ad esempio ambientale, all'alimentazione. Quindi mi sembra molto interessante questo, diciamo, questo cerchio, questa circolarità, ecco. E poi prima di magari recepire, non so, vogliamo recepire subito delle domande o lo vogliamo fare a termine degli interventi? Vogliamo recepire subito qualche sollecitazione? Intanto che qualcuno magari riflette se vuole porgere qualche domanda. Mi sembrava molto bello il titolo del convegno che vi proponete, perché mi viene in mente molto il famoso mito di cura, no? Tramandato da Igino del secondo secolo, no? Quando ci dice proprio che cura, la dea cura, no? Plasma dalla terra. Esatto. Sì, veramente, veramente. Poco. Invece su questo tema noi possiamo davvero fare, e lo trovo un compito importante da parte nostra, il prenderci cura, non soltanto certo. Curare, ma proprio il certo. Prenderci cura di quello che ci circonda. Certo. E in questo devo ringraziare, infatti ne parlavo prima con il collega, i pediatri che hanno una sensibilità incredibile in questo senso, anche perché noi lo vediamo alla nascita, loro però lo vedono nel momento in cui sviluppa, nel momento in cui cresce, anche la sindrome del... Di cose da dire ce ne sarebbero tantissime, certo, per questo certo. Ci facciamo un convegno. Per esempio la sindrome dell'attenzione è legata ad alcune di queste sostanze, e cominciano ad esserci delle evidenze scientifiche vere, per esempio negli Stati Uniti, dove mangiano senz'altro in maniera molto più complessa, diciamo così, rispetto a noi. Ma noi ci stiamo arrivando di corsa. Certo. Allora forse magari...
qualcosina anche, possiamo anche ancora il tema fare. Dei modelli culturali, quindi certo, che entra, certo. E quindi è veramente un quadro molto ricco, molto articolato, certo. Complesso, certo. No? A più strati, a più. E poi, beh, noi siamo l'Istituto sì. Italiano di Bioetica è a disposizione. Assolutamente, perché anche perché tra ci preme molto. Esiste anche la chimica buona, no? Cioè, non certo, è che c'è certo. Soltanto ecco, certo. In questo. Bene, grazie. C'è qualche domanda, qualche richiesta di chiarimenti per la professoressa? Dell'attenzione? Sì. E fatti. Sì, è vero. L'iPad, l'iPod, le cose, quello, internet, come si collega, eccetera. Sì. No, però ci sono invece anche altre cause, perché queste sostanze vanno ad agire anche, non soltanto sul sistema endocrino, ma anche sul sistema neurologico e immunologico. E quindi in qualche modo in popolazioni nelle quali sono veramente in grande quantità all'interno dell'alimentazione possono portare problemi. Un altro campo, per esempio, grandissimo è quello per quanto riguarda le donne, come insegnante le sarà capitato, quante bambine adesso hanno tantissimi dolori? Perfetto, benissimo. Infatti, l'endometriosi è davvero in alcune zone d'Italia sta diventando proprio a spot endemica, perché alcune di queste sostanze sono addirittura nell'acqua, perché la mamma ha mangiato in un determinato modo. E queste insomma sono delle evidenze ormai riportate. E beh, noi qualcosa lo dobbiamo fare. Cioè io non mi rifiuto di pensare che endometriosi è solo laparoscopia, intervento, niente bimbi, e tutta una serie di dolore tutta la vita, piena sino a qua di farmaci. No, io devo fare qualcosa prima. Il tema della prevenzione, vero eccellenza? Ecco, prego. Una breve battuta. E un argomento di questo tipo può sembrare lontano rispetto alle umane vite. Ecco, io mi permetto, siccome ho visto poi in passato, dagli anni 70 e poi, che se avessimo seguito le umane vite ci saremmo impegnati un po' di più su questi argomenti. Lo dico anche nella Chiesa, anche nella Chiesa, anche il discorso dell'infertilità, della sterilità. Perché purtroppo è chiaro che la strategia culturale poi ha preso un'altra prospettiva. Chiaro, una prospettiva dove c'è la riproduzione assistita, questi discorsi sono inutili. Lo dico forse per i concorsi universitari, sì, ma non per la nostra gente, non per il nostro popolo, diciamo così. Dunque può sembrare un po' lontano rispetto al tema delle umane vite, invece in realtà, secondo il mio parere, se la ricerca scientifica avesse un po' più ascoltato anche ieri pomeriggio, le relazioni mi ha colpito alcune prospettive anche sulla di alcuni interventi di attenzione verso la ginecologia, sarebbero stati completamente diversi, ma soprattutto quello della sterilità, della infertilità, che è un problema, ieri abbiamo visto dei dati allarmanti, e certamente forse la ricerca scientifica poteva fare di più. È la mia convinzione che la ricerca scientifica sarà sempre più orientata verso la tecnologia, oppure anche prospettive diciamo, di innovazione tecnologica, quanto invece sarà abbandonata la vera ricerca scientifica. Ecco, l'infertilità, credo, lo studio sulla sterilità e sulla infertilità appartiene alla vera ricerca scientifica, senza strumentalizzazioni esterne. E questo è anche per i ricercatori un invito non da poco, perché mentre per alcune prospettive ci sono i finanziamenti, diciamolo pure, non dobbiamo vergognarsi, no? Ci sono i finanziamenti, studiare la sterilità o l'infertilità non interessa a nessuno, quindi dobbiamo prendere atto, per cui è davvero un capovolgimento culturale. E quindi, visto che mi sembra di essere tornato a Roma, allora posso dire ai miei amici che abbiamo camminato insieme per tanti anni, per favore un po' più coraggio nella vera ricerca scientifica, perché se noi non ci impegneremo di più nella vera ricerca scientifica saremo più orientati verso prospettive che, come sappiamo, però
porteranno situazioni culturali e di convivenza umana molto più complesso. Per cui vorrei, ecco, ascoltando la professoressa, pensavo a Romani Vite, se l'avessimo ascoltato un po' di più, gli scienziati avrebbero dedicato più tempo. State tranquilli che i concorsi si vincono lo stesso, quindi non preoccupatevi per questo, però bisogna veramente impegnarsi un po' di più in qualcosa che è anche un po' più profetico, è anche più impegnativo e anche più necessario per il futuro della nostra società. Prego, ecco, ha chiesto la parola. Ma con Enzo ci conosciamo tanti anni e so che lui è un provocatore. Però io credo che quello che lui ha detto è giustissimo. Però dobbiamo entrare in una logica diversa. Cioè, la ricerca non è un ambiente estraneo, è un ambiente profondamente radicato nella realtà sociale. Allora, io faccio sempre un esempio molto banale, no? Quando è esploso il problema dell'AIDS, quando la ricerca ha cominciato ad interessarsi all'AIDS, quando l'AIDS è entrato in Occidente, trascinato da determinate abitudini sessuali, improvvisamente si è scoperto che esisteva questa malattia, e quindi lì fondi illimitati per cercare di bloccare. Perché? Perché colpiva al cuore delle nazioni ricche. Io vorrei ricordare che oggi, in questo preciso momento in cui noi stiamo parlando, il 91% delle abitazioni private nel mondo sono senza corrente. Quindi noi diamo per scontato che accendiamo una stanza, la luce, e la luce si accende, e quando casualmente non funziona ci attacchiamo al telefono e chiamiamo l'Enel. Nel 91% del mondo questo non esiste. Allora dobbiamo sederci un secondo e capire. È vero che la ricerca scientifica deve essere pura, deve essere super partes, ma è pur vero che qualcuno la deve sovvenzionare. L'esempio che ha detto adesso la Donatella Caserta è tipico. Io sono andato nell'84 negli Stati Uniti per portare avanti un mio progetto. Improvvisamente la IBM è entrata enormemente nella università nella quale io stavo e ha distrutto in pochissimo tempo l'equipe di ricerca che noi stavamo portando avanti in relazione allo studio dell'attività cerebrale del feto. Perché? Perché in quel momento l'IBM era interessata all'intelligenza artificiale, quindi alla gestione delle grandi strutture, la fattispecie dell'università e dell'ospedale dove io ero a Detroit, per vedere come l'intelligenza artificiale potesse favorire. Distrutti. Il gruppo di ricerca fatto di 7 persone che ha fatto delle pubblicazioni spettacolose nei primi anni 80 è stato disseminato negli Stati Uniti, che è andato da una parte, che è andato dall'altra. Io ero arrivato lì, mi sono trovato con i miei collaboratori dopo qualche mese a dovermene andare in Olanda e ricominciare le mie ricerche dall'altra parte. E allora perché succede questo? Perché noi viviamo in un mondo nel quale il problema è inutile che ce lo neghiamo, non ci nascondiamo. Viviamo in un mondo nel quale è il denaro
che fa girare il mondo, è il denaro che decide. Le università italiane fino a poco tempo fa erano un esempio nel mondo perché erano sovvenzionate dallo Stato. Lo Stato più o meno sovvenzionava. Oggi siamo tutte sul privato. E quindi quello che diceva Donatella Caserta è verissimo. Noi possiamo avere anche 3.000 idee spettacolose, però poi dopo, se io facevo un esempio ieri sera, con grandi sforzi sono riuscito a mettere in contatto un'industria di ecografi, che è la Samsung, con la Tesla. La Tesla è quella macchina elettrica, quella fabbrica, no? Per prendere il computer che gestisce la Tesla, l'automobile, e trasferirlo dentro ad un ecografo. È stato uno sforzo titanico di far parlare due realtà completamente diverse in due nazioni diverse, ma per fare una ricerca. Una ricerca che se avessi potuto l'avrei già affrontata e forse anche risolta 3 anni prima. Io ci ho messo 3 anni solo per convincere già i coreani a parlare con gli americani e gli americani a cedere questa piccola scatoletta che fa 600 trilioni di operazioni al secondo, che serve a mandare avanti la macchina elettrica, per farla entrare dentro un ecografo. Perché quelli degli ecografi non volevano aprire la scatola nera del loro ecografo, quelli della Tesla non volevano dire come erano riusciti a far fare 600 trilioni di operazioni in una scatola di cioccolatini. Allora, questa è la nostra realtà. È su questo che noi purtroppo giornalmente ci confrontiamo. Ha ragione lui quando dice chi gli interessa la sterilità, l'infertilità. Alle grandi industrie certamente non interessa, però interessa ai piccoli centri, perché sulla sterilità i piccoli centri si sono ricoperti d'oro. Io parlavo dei piccoli centri nazionali. Quindi lì abbiamo un'ulteriore realtà nella realtà. E alla fine è vero che noi facciamo i concorsi, cioè la battuta, no? Sui lavori scientifici per i concorsi, ed è verissimo. Però d'altronde come si fa a valutare la affidabilità accademica di una persona se non sul prodotto che deve produrre? Cioè noi produciamo scienza, teoricamente. Dovremmo produrre scienza. Allora come facciamo a valutare un'industria rispetto all'altra? Per vedere se fa un'automobile migliore rispetto ad un'altra. A un certo punto noi per produrre scienza dobbiamo chiedere fondi. I fondi ce li danno quelli che dicono va bene, ti do i soldi, però la ricerca la devi fare in questo settore. E alla fine è un serpente che si morde la coda in un mondo che si sta mordendo la coda. L'esempio di Donatella, dei ritardanti di fiamma, è un esempio eccezionale. Cioè lei ha detto i ritardanti di fiamma li trovano sui pannolini dei bambini, ma io vi vorrei ricordare che il ritardante di fiamma si trova nel cellulare. Quando voi avvicinate l'orecchio, il cellulare si scalda, la polvere del ritardante di fiamma esce. Il ritardante di fiamma, chi ha dormito qui stanotte, l'ha trovato nel cuscino dell'albergo, perché è obbligatorio per legge che i cuscini degli alberghi abbiano i ritardanti di fiamma. Allora, capito? Quindi noi siamo circondati da questo. Però qual è il costo di questo e qual è il vantaggio? È che se qui scoppia un incendio la Donatella Caserta ce la fa uscire dalla stanza prima che piglia fuoco, quindi è meglio forse è meglio far uscire Donatella Caserta e magari avere un rischio teorico di una maggiore infertilità delle nostre donne. Ma, e questo era l'intervento che io volevo fare ieri a quella splendida relazione, non so chi c'era stato di voi ieri, di quella coppia, ma io non sono certo, assolutamente non sono certo, come era stato cercato di dimostrare ieri, non ci sono oggi, no, ma io non sono certo, si sono sposati finalmente si sono sposati, dopo tanti anni e di tanti studi, e adesso cercheranno di avere una gravidanza, e lì sarà il problema. E dicevo, io non sono certo, quello che loro sostengono sul fatto che non avere figli è un problema economico, non avere figli è un problema sociale, perché se fosse così, se fosse un problema economico, noi dovremmo avere un sistema ribaltato. Io vorrei ricordarvi che nella metà degli anni 70
la popolazione europea rappresentava un terzo della popolazione mondiale. Oggi rappresenta un ottavo. Nella fine del 2025 rappresenterà un decimo. Quindi c'è un crollo verticale della fertilità. Cioè, quantomeno, c'è un crollo verticale della gravidanza. Ma noi siamo la parte che teoricamente è la migliore. Io vi vorrei ricordare che nell'ambito delle nazioni europee, quella che sembra essere la nazione, sembra, che si trovi meglio da un punto di vista economico è la Svizzera. La Svizzera ha fatto una legge tale, ormai da un certo numero di anni, per cui nessun aereo può scendere sotto i 7.000 metri di quota prima delle 5:30 di mattina, per permettere agli svizzeri di dormire. Bene, voi sapete che tutti gli aerei che arrivano dall'Oriente, che arrivano quindi di qua la mattina, e arrivano in anticipo, devono continuare a volare in alti prima di scendere a Zurigo, a Ginevra. Voi sapete che ogni giorno che passa, su 365 giorni l'anno, il carburante consumato da quegli aerei, che sono 3 o 4, non di più, il carburante consegnato da quegli aerei è un carburante che sarebbe sufficiente a dare elettricità per un anno a una città di 25.000 persone. Allora, noi ci troviamo di fronte a delle situazioni paradossali. E allora, dov'è il problema economico? Siamo in una parte del mondo che ha un'economia talmente elevata che non gliene importa niente di non dare corrente all'altra parte, però siamo nel contempo la stessa parte nella quale c'è minore fertilità. E allora, sediamoci un attimo a tavolino, non diamo subito la colpa all'economia, adesso questi nostri, senza essere politici, questi nostri pseudopolitici che dicono diamo 80 euro a tutti così la gente trascorrerà la notte a riprodursi avendo gli 80 euro in tasca. Ma non è vero. Questo non cambierà nulla. La storia non è questa. Non è che uno non fa figli perché gli mancano 80 euro. Uno non fa figli perché c'è tutta una società che combatte contro la gravidanza. C'è tutta una realtà che combatte la gravidanza. C'è tutto un ambiente che favorisce una macchina in più, ma 2 figli in meno. Perché tutti noi dobbiamo avere a casa 3 automobili, la casa al mare, fare un mese di vacanza in montagna ed avere una bella realtà. Fino a che non usciremo da questo, signori, io credo che la situazione sia... Tanto è vero che quelli che arrivano dai paesi meno fortunati, dopo 3 o 4 anni, automaticamente cominceranno a far cadere anche il loro, no, fanno già cadere la loro percentuale di fertilità e si allineano immediatamente alle nostre abitudini. Quindi è gente che aveva una situazione economica insoddisfacente, arriva da noi un pochettino, comincia a essere un po' più soddisfacente e come ce l'ha più soddisfacente smette di riprodursi. E allora non è l'economia alla base di tutto, scusate. Grazie per questo intervento molto ricco, molto articolato, che in realtà si potrebbe da qui partire per un convegno, ecco, perché ha toccato sostanzialmente la libertà della ricerca scientifica, no? I grandi monopoli, quindi gli interessi delle grandi multinazionali e l'economia di mercato che stritola e che impedisce, quindi è veramente un tema molto interessante e intrigante. E poi mi permetto soltanto, prima di invitare a prendere la parola il secondo relatore, solo mi aggancio a una sua sollecitazione, tema della genitorialità, e che manca completamente oggi una pastorale di genitorialità sociale, perché come abbiamo detto nell'ultimo convegno bellissimo che abbiamo fatto col Forum Associazioni Famiglie d'Abruzzo, la genitorialità non è soltanto adottiva, biologica, mia e tua, manca davvero una cultura della genitorialità sociale, cioè valore sociale, impegno delle istituzioni, impegno della comunità, riconoscere che è un modello che fa crescere, che apre al futuro, altrimenti il futuro muore. Ecco, quindi
mi taccio ora perché anche se ha veramente sollecitato tanti spunti di riflessione, se non ci sono altri interventi, altre domande, invito a prendere la parola il professor Corrado Terranova, che sicuramente ci aprirà dei punti davvero di illuminazione su questi temi, perché il titolo del suo intervento è Il senso della gravidanza a tutti i costi, scontro tra desiderio e accanimento. Buongiorno a tutti, anche per l'Università Campus Biomedico, questa è un incontro, una ricorrenza importantissima. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Leuzzi per essere catalizzatore di questo incontro, il professor Arduini per averlo organizzato e la professoressa Ricci per la sua moderazione. E, diciamo, continueremo sul filone della professoressa Caserta, ma prima perdonatemi una piccola divagazione sul tema del desiderio. La relazione che ci è stata affidata interessa questa gravidanza a tutti i costi, no? Quindi cerchiamo di vedere insieme quali sono i costi della gravidanza a tutti i costi, perdonate il gioco di parole. Ma prima sarebbe importante capire cos'è il desiderio di maternità. Allora abbiamo cercato di riassumerlo in tre slide, quindi perdonate l'estrema semplicità. E vorremmo iniziare dalla Bibbia, dal giudizio di re Salomone che tutti conosciamo, no? Due donne chiedono al re di chi sia il bambino. C'è un altro morto di cui non si sa l'appartenenza. Il re decide di tagliare il bambino in due per dire una situazione e che cosa succede? Che una delle donne dice no, io rinuncio, non è mio il figlio, però non uccidetelo. E allora la Bibbia ci dice qualcosa prima di Jung e di Lacan del Novecento, che il desiderio di maternità consta di due blocchi fondamentali. Una è la madre che ha un possesso esclusivo sul bambino e l'altra è la madre che è disposta per amore a separarsi dal suo frutto del concepimento. E questo binomio prevede la risoluzione in favore della disposizione di libertà del proprio figlio e prevede un accoglimento senza riserve della maternità. E va da sé che quindi la madre non può nella sua maternità voler solo un figlio e avere una ricerca spasmodicamente attiva del proprio figlio, ma deve essere disposta all'attesa. All'attesa di che cosa? Aperta a qualcuno di cui non si può sapere nulla. La vera maternità, il vero desiderio di maternità è quando una madre sa adottare la vita del figlio in modo simbolico. E quindi in questo modo lo fa proprio e lo rende libero per la vita. E quindi questo è un approccio importante che dobbiamo cercare di ritrovare nel desiderio di maternità e che ci aiuta a capire cosa vuol dire veramente la maternità a tutti i costi. E a questo mi permetto di unire anche un altro piccola riflessione sulla riproduzione. La riproduzione è per sempre stata collegata alla sessualità, alla riproduzione. Negli anni 70-80 è stato abbandonato questo binomio e oggigiorno in realtà la riproduzione si può avvenire anche senza sessualità. E in questo modo si chiama maternità consapevole, che poi è pochissimo consapevole, perché in realtà non è consapevole di cosa? Del fatto che la genitorialità prevede due individui, e questi due individui sono coloro che aiutano a emanare l'uno dalla fusione di entrambi. Che poi la Bibbia, ricollegandoci a quella bellissima immagine di Poussin, in realtà con Salomone ci dice come in realtà l'irrisolto materno prevede una funzione paterna che lo possa aiutare, quindi l'uomo deve aiutare la donna a risolvere la sua possesso in fronte del bambino, così come la donna aiuta l'uomo a sua volta ad andare oltre i suoi limiti, quindi a far vedere che la vita può andare oltre se stessi. Detto questo, sappiamo che l'età materna il numero di nascite sta diminuendo e in maniera molto molto interessante, come sappiamo, l'età in cui si ha una gravidanza aumenta sempre di più, quindi sempre più tardi si raggiunge una gravidanza. Questo perché? Perché vorrei vedere con voi brevemente quali sono i costi di questa modifica generazionale che stiamo affrontando, in particolar modo riferita alla riproduzione assistita. Sappiamo tutti che un'età materna avanzata comporta che cosa? Un raddoppiare il rischio di avere patologie collegate alla gravidanza, preeclampsia, diabete gestazionale, emorragia postpartum, cesareo, isterectomia, conseguente alla stessa emorragia, eclampsia, trombosi. Insomma, tutti questi rischi che si possono avere con l'aging di una paziente sono dei rischi che sono molto molto importanti oggigiorno. Perché? Perché oggigiorno la maggior parte delle gravidanze in età avanzata sono gravidanze che vengono dalla riproduzione assistita.
sessa FIVET, ICSI o addirittura maternità surrogata. I dati che vi ho fatto vedere di raddoppio del rischio sono dati riferiti a una popolazione normale, quindi non in cui la gravidanza venga ottenuta in modo artificiale. E vediamo di che popolazione stiamo parlando. Noi stiamo parlando di circa un 6 milioni e mezzo di bambini ad oggi sono nati mediante ART o procreazione medicamente assistita, di cui la metà, quindi 3 milioni, solo negli ultimi 10 anni. Quindi abbiamo un po' poco follow up su questi bambini per sapere cosa avvenga al loro organismo. E sappiamo anche che ormai ad oggi circa il 2% dei bambini sono concepiti mediante riproduzione assistita, l'età media di queste pazienti è circa 42 anni, e normalmente si sta passando da un grosso percentuale di FIVET a 2/3 di gravidanze che ottengono mediante ICSI, che prevede che lo spermatozoo venga messo all'interno, il gamete maschile venga messo all'interno del gamete femminile per far avvenire la fecondazione. Prima problematica è che abbiamo molte più gravidanze gemellari che hanno esse stesse problematiche come basso peso alla nascita e parto pretermine. Ma quello che volevo con voi oggi evidenziare, e spero di riuscire a farlo in modo chiaro, è che in realtà da circa 30 anni fa, dall'ipotesi di Bark, si è visto che c'è un'origine fetale delle malattie. Cioè in realtà le malattie, quello che noi siamo, si incomincia a determinare quando siamo già in utero, o addirittura quando siamo un oocita o un gamete maschile all'interno dei nostri genitori. E perché? Perché nell'86 Barker dimostra che in realtà bambini nati con basso peso alla nascita hanno complicanze cardiovascolari aumentate nell'età adulta. E quale si pensa che sia la causa? La causa si pensa che sia l'epigenetica, che è un termine un po' poco chiaro, ma che sostanzialmente vuol dire che in realtà il nostro DNA non deve cambiare affinché noi possiamo essere uno diverso dall'altro, ma basta fare delle piccole modifiche che adesso vi faccio vedere. È un po' come diceva Waddington, che ha creato questo termine circa 100 anni fa, come questa pallina che vedete sulla slide, che siamo noi, che è il nostro genoma, che ogni volta deve affrontare diverse traiettorie, e affrontando queste diverse traiettorie si modifica. Perché? Perché la strada che percorre lo può influenzare. Questa è la slide che spiega l'epigenetica in maniera un po' complessa, ma in realtà è semplice. Il nostro genoma è una spirale di DNA. Se io su questo DNA metto dei piccoli gruppi metilici accanto ai geni, questi geni non vengono espressi. Cioè, quindi quel gene non funziona. Se io il DNA lo tengo arrotolato attorno a questi stoni, che sono queste proteine che lo tengono chiuso mediante acetilazione o deacetilazione, quel gene non funziona. Se io ho dei piccoli microRNA nella mia cellula che si legano al prodotto di traduzione e di trascrizione del segnale del singolo gene, quel gene non funziona, o funziona a seconda di come avvengono questi meccanismi. E quello che volevo farvi vedere, che in questa slide si vede questo cerchio, il momento più importante, più prezioso, in cui avvengono milioni di modifiche a livello cellulare, è proprio la formazione dei gameti. Quando si uniscono i due gameti si forma la vita con lo zigote, quando questo zigote inizia a dividersi e si ha una totipotenza della cellula, cioè in grado di sviluppare un individuo o più individui esattamente uguali, attivazione passiva e attiva del genoma materno e paterno, quindi vuol dire che si va a modificare il genoma paterno-materno per creare un individuo unico, diverso dalla fusione di entrambi, e poi mano a mano che le cellule si deve impiantare, che raggiunge l'endometrio materno, si ottengono i tre foglietti germinativi con attivazione di varie complesse cascate genetiche, che oggi non è la sede adatta per cui parlarne. Però sicuramente quello che volevo che fosse chiaro è che, per esempio, queste modifiche epigenetiche si è visto a livello di un recettore, che era l'istone 19, che poi è collegato all'insulin growth factor, e sono quelle che hanno fatto sì che, per esempio, la popolazione di olandesi che ha sofferto la fame alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono coloro che hanno avuto poi problematiche cardiovascolari proprio dovute a queste modifiche epigenetiche, che sono state studiate anche ultimamente su un bellissimo lavoro su Nature, perché l'attivazione genetica è stata modificata rispetto ad altri individui. E la cosa interessante è che queste modifiche epigenetiche, se noi proviamo a modificarle alla nascita o successivamente, e su questa popolazione è stato fatto, in realtà non cambia nulla. Cioè quello che noi siamo all'inizio dei primi 6-7 giorni di vita, 30 giorni di vita, in realtà è difficilissimo da cambiare
sia alla nascita sia nell'età adulta. E quindi due esempi velocissimi per quanto riguarda la fisiologia, ok? Se una donna ha un'iperlipidemia, per esempio a livello dell'oocita, i bambini avranno malattie metaboliche e malattie cardiovascolari, proprio dovuti a problemi di trascrizione a livello della blastocisti, a livello dell'impianto endometriale. E se delle donne hanno dei gameti invecchiati, per alterazioni genetiche a livello del genoma dei mitocondri, noi all'interno della nostra cellula abbiamo delle centrali elettriche, che sono i mitocondri, che hanno anche loro all'interno dei geni, se si alterano questi geni, succede che gli oociti non hanno abbastanza energia, producono più centrali elettriche, che sono questi mitocondri, producendone di più producono un'energia che non funziona perché le centrali elettriche sono vecchie, ed ecco qua che per esempio nel momento in cui si deve dividere il genoma non si divide bene, la divisione meiotica, e si hanno le aneuploidie, quindi per esempio la sindrome di Down, quindi malattie cromosomiche. E vale la pena parlare anche dell'opposto: se abbassiamo le proteine succede la stessa cosa, cioè non è che solo alcune condizioni modificano la trasmissione epigenetica delle malattie. Ed ecco qua che questa era la premessa per dire questo è quello che succede nell'ambiente materno e nella fisiologia. Ce lo diceva prima la professoressa Caserta, mi era molto molto chiara, qualunque effetto che abbiamo in utero, sostanze inquinanti ambientali, la dieta, se mangiamo più proteine, più grassi, qualunque cosa influenza il genoma del nostro bambino. Ci siamo chiesti qual è l'ambiente nel quale il genoma di questo bambino cresce in caso di procreazione medicalmente assistita. Questa è una domanda molto molto importante, molto seria, perché cominciano a esserci evidenze che ci sono un po' di problematiche a livello di questi bambini. Queste evidenze sono sempre, sempre più pressanti e ci richiedono di fare qualcosa. Noi sappiamo che ormai in caso di bambini che vengono partoriti mediante ICSI e FIVET abbiamo un aumentato rischio di differenti pesi alla nascita, di parto per termine, di mortalità perinatale, un aumentato rischio di malattie congenite, che varia a seconda se si ha una FIVET o una ICSI, la modalità in cui venga ottenuta la gravidanza. Ma ancora più interessante è una cosa, che comunque questi bambini, sia che nascono a alto peso alla nascita, sia che nascono a basso peso alla nascita, avranno, quando saranno grandi, malattie cardiovascolari, disfunzione vascolare, una lunghezza di vita diminuita e difficoltà alla nascita. E questo perché? Perché si è visto che in realtà il transfer degli embrioni cambia a seconda se vengono trasferiti prima che siano stati congelati o meno, perché gli embrioni vengono trasferiti in alcuni casi direttamente o in alcuni casi prima che vengano congelati. Prima si facevano freschi, tra virgolette, okay? E quindi si è visto che il basso peso della nascita era troppo evidente. Allora si è detto, perché questo basso? Proviamo a congelarli. Nel congelarli adesso vengono un po' troppo cicciottelli i bambini. Qualcosina stiamo facendo che forse non va nella giusta direzione, no? E pare che poi studi hanno dimostrato che lo scongelamento dell'embrione fa sì che si attivino alcuni meccanismi epigenetici in favore dell'insulin growth factor e quindi che farà sì che questi bambini sono un po' più propensi a ingrassare in utero. Ma gli studi di Schröder nel 2006-2007 hanno evidenziato una cosa ancora più importante, che in realtà i bambini che nascono da procreazione medicamente assistita hanno dei danni cardiovascolari, ce l'hanno sia le cavie al laboratorio prima e poi sia i bambini che nascono, e questi problemi sono dovuti proprio a che cosa? A modifiche strutturali, hanno a livello ben po' aortico l'intima più ispessita, a livello brachiale si vede che non sono in grado di rispondere allo stesso tipo di vasodilatazione, hanno una pressione aumentata, hanno un'ipossia relativa a livello dell'intima. E tutti questi dati non sono correlati alla sterilità e alla fertilità, come si diceva 10 anni fa della mamma, perché diceva, guarda, la mamma in fondo è una mamma che è sterile, quindi la prima obiezione che viene fatta, la mamma è sterile, quindi di base c'è qualcosa che non va. E quindi questa qualcosa che non va, siccome comunque la gravidanza viene ottenuta da un suo gamete, ecco qua che viene dato alla prole. No, non è vero. In questo caso non è correlato alla fertilità, alla sterilità. Okay? Sono dati che sono dovuti principalmente a che cosa? A un'attivazione istionica, che è la stessa identica che succede nella preeclampsia. Nella preeclampsia abbiamo lo stesso tipo di inattivazione del gene per la mitrossicosintetasi, che l'osso nitrico è quello che diciamo
fa crescere bene l'endotelio nel bambino, non funziona, e non funzionando abbiamo ipertensione arteriosa con tutti i danni che riusciamo a vedere, che è lo stesso meccanismo che purtroppo capita dei bimbi che sono in utero con mamme che soffrono di preeclampsia. E tutti questi fattori in realtà si è visto a cosa sono dovuti, e principalmente sono dovuti a causa delle condizioni e alle manipolazioni che vengono fatte su questi embrioni prima dell'impianto. Gli altri fattori, in questo caso specifico, per esempio la crioconservazione o la modalità che viene usata, non sembrano influenzare in maniera importante questa problematica. Abbiamo detto, aumentano le malattie congenite e le malformazioni non cromosomiche in caso di ICSI e di FIVET, ma soprattutto aumenta il rischio di cancro in questi bambini. È stato dimostrato su varie popolazioni, la popolazione svedese circa 10 anni fa, che aumenta il 42% il rischio di tumori, confermato da una meta-analisi che non riusciva a capire bene se fosse la sterilità di base della mamma a essere causa di questo aumento di tumori. Recentemente, una recentissima meta-analisi ci dimostra che in realtà aumenta il numero di tumori in bambini nati da PMA, e in particolar modo aumenta il rischio di tumori collegati alla funzione ematopoietica con un odd ratio di 1.39 e tumori solidi con un odd ratio di 1.57, che arriva fino a raddoppiare e più il rischio in caso di tumori a livello epatico. Tutto questo non avviene per tutte le correzioni che noi abbiamo visto, è stato dimostrato questo recentemente su una popolazione norvegese, cioè non avviene perché la mamma ha un'età avanzata, perché c'è un problematico di sesso, di momento dell'anno, perché tante problematiche che sono messe, ma avviene semplicemente perché qualche variazione epigenetica a livello di questi feti fa sì che aumenti il rischio, che se noi leviamo tutti questi fattori confondenti è ancora superiore per quanto riguarda per esempio la leucemia o per quanto riguarda l'infoma di Hodgkin, 3 volte superiore il rischio in questa popolazione. E un'altra cosa importante sono i livelli di ossigeno. Sappiamo tutti che a livello della tuba in cui si incontrano i due gameti maschili e femminili c'è una tensione di ossigeno diversa dalla tensione di ossigeno a cui questi embrioni vengono sviluppati. E allora si era visto che effettivamente questi embrioni crescevano un po' più piccolini, altro motivo oltre alla temperatura, quindi al fresh e frozen. E allora si è visto, no, facciamo una cosa, facciamo le concentrazioni simili a quelle che abbiamo nell'ovidotto. Ma l'ovidotto è un po' difficile da riprodurre. Sicuramente abbiamo migliorato hanno migliorato il rate di impianto, quindi hanno visto che queste gravidanze riuscivano ad andare avanti in modo migliore. Ma quello che non hanno visto è questa espressione proprio di GLUT1, cioè nel senso che andando a vedere GLUT1 un enzima che serve a far entrare lo zucchero nei globuli rossi, che sono quelli che postano l'ossigeno, ok? Allora, se è più espresso vuol dire che l'ossigeno arriva meglio e questi embrioni stanno meglio. Hanno provato a tensione del 2%, del 7%, del 20%, comunque in questi genomi l'espressione non sarà mai quanto quella in vivo. Quindi non si è ancora trovato quale sia la corretta saturazione di ossigeno a cui far crescere questi embrioni. Uguale il culture media. Gli embrioni crescono in dei media, in delle pappe, nelle quali ogni ditta ne ha create di diverse, che comunque influenzano di tutto. Questo è uno studio che dice che influenza il peso alla nascita, altri dicono che può influenzare la metilazione a seconda delle proteine, i micronutrienti, microsostanze inquinanti ambientali, come diceva la professoressa Caserta. Questo grafico fa vedere come tutte quelle cose colorate bordeaux dicono come tutte quelle metilazioni non dovrebbero avvenire all'interno di un genoma umano, ma avvengono a seconda dei media che noi usiamo. E poi abbiamo rischi per la mamma in caso di fecondazione assistita, che sono sovrapponibili a quelli che abbiamo visto all'inizio. Ultima parola, mi avvio alla conclusione, la gravidanza surrogata. La gravidanza surrogata è l'impianto all'interno di un utero di due gameti che non appartengono all'utero stesso. Anche in questo caso si è visto che i rischi aumentano per quanto riguarda la mamma e il nascituro, aumenta il rischio di ipertensione gestazionale, di emorragia postpartum. E questo perché? Perché si è visto che queste mamme sono mamme che hanno un grosso stress, a cui sono sottoposte sia per necessità contrattuali,
di portare avanti questa gravidanza, sia per un disturbo affettivo, difficilmente si separano dal frutto della loro gravidanza, probabilmente hanno anche difficoltà economiche a monte di queste scelte. Conclusione, alla fine hanno un rilascio importante di acetilcolina, di noradrenalina, di CRH, che è l'ormone che in realtà favorisce il parto, e quindi hanno un aumentato rischio di parto pretermine, di diabete gestazionale. E quindi questi dati sono ancora più importanti, perché recentemente, l'altro anno, è uscito su una popolazione europea uno studio che dice che le stesse donne che poi hanno avuto un figlio loro, di cui un gamete fosse loro, ecco qua che non hanno avuto più questi rischi in modo significativo, non avevano più diabete gestazionale, avevano meno rischio di emorragie e tanto altro. Qui sono tantissime le influenze sul nostro utero e sulla nostra gravidanza, possono essere esterne, possono essere lo stile di vita, può essere quello che facciamo sui gameti, può essere, come diceva la professoressa Caserta, quello che mangiamo, ma tutto questo ci deve porre l'attenzione sempre di più a quello che stiamo facendo e come e con quali costi stiamo cercando un certo tipo di gravidanze e in che direzione stiamo andando. Grazie. Grazie davvero al professor Corrado Terranova, perché in continuità, in approfondimento, no? Rispetto a quello che ci diceva anche la professoressa Caserta, davvero ci apre molte domande. Io non so voi, ma io ho un elenco di domande che mi si stanno così proprio veramente formando davanti agli occhi, e devo anche autocensurarmi perché sono veramente tante. E intanto, appunto, che voi anche riflettete su cosa volete, insomma, chiedere, quali sollecitazioni. Ecco, c'è già subito una mano alzata. Mi consente, prima di darle la parola, di dire solo questo, che è un po' anche il mio, insomma, ruolo, no, da moderatore, e che io rivolgo anche io una domanda, poi magari mi risponde alla fine, perché prima diamo la parola giustamente agli altri. Però, detto in termini molto semplici, io da persona, da madre, da donna, quindi non parlo adesso come docente, come studiosa, come ricercatrice, ho vissuto anche proprio in prima persona veramente uno scollamento tra tutta questa veramente illuminata e dettagliata disamina sulle implicazioni, sulla complessità, su tutto ciò che incide, no? Sulla sterilità o non sterilità, sull'attenzione che bisogna avere all'alimentazione, quindi addirittura anche all'abbigliamento, ai prodotti che si usano, ai primi 7 giorni proprio di vita, perché poi questo diventa una eredità, un retaggio che non possiamo modificare più di tanto, se ho colto bene. Ecco, questo e tutte le altre cose importanti. Però quando la donna si rivolge al medico, e io ho fatto questa esperienza al ginecologo, all'endocrinologo, almeno la mia esperienza, non so quella delle persone in sala, tutte queste cose non emergono. E l'informazione che viene data è un'informazione molto spesso tagliata con l'accetta, con delle semplificazioni. Io dico questo proprio perché è un'esperienza concreta, non voglio qui chiosare, ecco, da un punto di vista appunto accademico, ma porto proprio una breve esperienza. Quando io sono entrata in menopausa precoce, quindi dicevo alla dottoressa Caserta che sono un caso vivente, eccellenza proprio idoneo, no? Anche a poter testimoniare questo. E perché con la morte di mia madre, tra l'altro, si era alterato tutto l'equilibrio endocrino, perché era stato un trauma fortissimo. Mi sono rivolta ad un luminare, non faccio il nome per questione di stile, ma lo conoscereste tutti a livello italiano e internazionale, il quale mi ha visitato in 2 minuti e mezzo, e dopo aver diagnosticato quello che già sapevo, cioè che ero incapace di procreare, mi ha detto: oh, non si preoccupi, fecondazione assistita, questo è il mio centro, venga, facciamo ormoni, eccetera. Non mi ha minimamente detto: ma lei come sta, perché, come ci siamo arrivati, facciamo questi esami, verifichiamo. Assolutamente no. Ed io ho immediatamente, come sa Sua Eccellenza, per un mio percorso personale, immediatamente accantonato l'idea dei bombardamenti ormonali, artificiali, fecondazioni, eccetera, e ho iniziato un percorso adottivo che è andato a buon fine e che intendo anche ripetere, tra l'altro. E qui si aprirebbe un altro grande tema che invece è molto... Allora, io mi limito solo a dire che io ho vissuto questo scollamento, quindi chiedo a tutti gli eminenti, anche medici presenti, come mai, e magari è stata una mia esperienza solo negativa, invece non succede più così. Ecco, chiudendo questo mio, mi consenta se ho preso la parola, e subito invito invece il Signore a porgere la sua domanda. Prego.
venga qui per cortesia, vuol farlo col microfono così. Volevo chiedere se ci sono degli studi che mostrino una relazione tra autismo e fecondazione artificiale. No, in questo ambito non ci sono. L'autismo sembra che sia qualcosa correlato a meccanismi che avvengono nei primi 2-3 anni di vita. In realtà non si correla attualmente a niente nucleo, no. Non ci sono studi scientifici al riguardo. E per così, per dare una breve risposta alla professoressa Ricci, in realtà dovrebbe essere pratica di qualunque buona visita dedicare il proprio tempo ai pazienti. Questo penso che sia l'aspetto forse più importante. Spesso oggigiorno si parla poco con i pazienti per mancanza di tempo, per mancanza forse del corretto approccio al paziente. Questa è la cosa più importante di tutti, trovare empatia col paziente, dedicare tempo e far capire che il mondo è ampio e che ci sono tante le opzioni. Purtroppo, nel suo caso, lei ha fatto riferimento a qualcosa che anche in quel caso è comandato dal dio denaro, perché la procreazione medicalista assistita è una produzione, una fucina di denaro notevole, certo. E quindi è la soluzione più semplice e più vantaggiosa per tutti, ma non lo è per l'individuo e non lo è soprattutto per rapporto medico-paziente. Quindi sono queste le due come dire, problematiche ovviamente del suo incontro, come lei sa benissimo, che dovremmo cercare in tutti i modi di scardinare. Direi che ci vuole un impegno soprattutto anche di divulgazione, forse anche di, perciò io parlo a volte un po' di una sorta di pastorale, perché mi piace questo termine, cioè tutti i consultori, tutti i corsi che si fanno, adesso insomma io sono, come sa, Sua Eccellenza, sono inserita in molte associazioni, quindi incontro molte madri, molte coppie, e mi dispiace dover dire che non c'è questo tipo di informazione, cioè si ricorre subito in qualche modo al protocollo, consentitemi di usare questa espressione, credo invece che su questo bisogna lavorare molto. Prego, la dottoressa Caserta. No, non so quanti di voi fanno procreazione medicalmente assistita, io faccio procreazione medicalmente assistita, quindi in qualche modo faccio una domanda, che è questa, molto semplice: quanti centri pubblici ci sono in Italia e quanti centri privati? Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. In quanti centri pubblici si dà la possibilità alla coppia di capire perché è diventata sterile e soprattutto che cosa può fare in alternativa? In nessuno, perché una fecondazione assistita in un centro privato va dai 5.000 ai 7.000 euro. Se poi ci si fa la preimpianto, e cioè lo studio sull'embrione, arriviamo anche a 12.000 euro. Quindi voi dovete pensare che dietro c'è un commercio importante. Chiediamoci perché in Italia ci sono così tanti centri privati e i centri pubblici non riescono a decollare, non riescono a lavorare. E perché in tantissimi centri pubblici chi lavora nel centro pubblico ha poi anche il suo centro privato che decolla e funziona meravigliosamente bene. Facciamoci queste domande e diamoci qualche risposta. La risposta ovviamente... Credo che nella domanda ci sia già la risposta. Certo, è già implicita. Però forse volevo dire un'ulteriore cosa che si collega un po' a entrambe, che effettivamente la cosa vera è che con le pazienti quando ci si parla, quando si inizia a fare un percorso comunque di comprensione della fertilità, dell'eventuale infertilità, in realtà troviamo sempre terreno fertile. Le pazienti vogliono capire perché qualcosa non va, sono sempre disponibili a cercare un percorso tra virgolette alternativo, almeno provare un percorso alternativo. Il problema effettivamente è la comunicazione e l'inserimento diretto nel bancomat della PMA prima. Questo effettivamente è il problema. Prego. Scusa, non voglio togliere la parola al relatore, però volevo dare un piccolo ampliamento nella risposta alla domanda sull'autismo, che è interessante, perché molto spesso noi semplifichiamo le patologie. In realtà le patologie non sono così semplici, non c'è autismo sì, autismo no, come non c'è diabete sì, diabete no, tumore sì, tumore no. In realtà quello che noi chiamiamo diabete, come chiamiamo autismo,
è un coacervo di situazioni differenti che si esprimono nella stessa maniera. È un tentativo che noi medici o che la società cerca per semplificare la risposta. Allora, l'autismo oggi ha 5, ad oggi, chissà quante ce ne saranno, ha 5 teorie, quindi nessuna consolidata. Per cui è difficile, lui ha detto giustamente che si esprime nei primi 2-3 anni di vita. Ma perché si esprime? Perché si esprime attraverso canali diversi, come esattamente il diabete. Il diabete non è che è una malattia e c'è il diabete. Il diabete è l'espressione di una serie di situazioni diverse che poi portano tutte ad un epifenomeno che poi noi chiamiamo diabete. Perché se avessimo capito come il tumore, in realtà avremmo capito come si riesce a curare. Noi non riusciamo a curare nemmeno il raffreddore, per cui di fatto abbiamo delle grosse difficoltà. Per cui alla sua domanda, è difficile dare una risposta, perché è difficile sapere che cosa sia in realtà l'autismo. Così. È una domanda talmente difficile che la precisazione che mi piace fare è che non esiste un timing in cui l'autismo si scatena. Perché dico questo? Perché se io identifico un timing, allora sono in grado di dare adito a quelle associazioni casuali, per esempio vaccino ed autismo, e significa che il bambino mostra l'autismo perché io qualche mese prima l'ho vaccinato. In realtà è una cosa talmente complessa che anche una volta crollata la teoria che il vaccino determina l'autismo, poiché abbiamo bisogno di nasconderci dietro una causa o verso qualcosa, continua per un effetto risonanza ad esistere questa associazione. Ma non è così. Quindi l'autismo è qualcosa di complesso, non sappiamo ancora se esiste, se è preesistente, da che cosa deriva, se c'è qualcosa che lo fa manifestare un po' prima o un po' dopo, ma tutti gli esperti di autismo dicono che se riguardiamo le foto, il filmino del compleanno del primo anno di quel bambino, con attenzione siamo in grado di identificare già quei tratti che poi si svilupperanno come autismo. Grazie anche di questa precisazione. Poi, ecco. Che poi, sempre a completare, ovviamente quello che l'associazione vaccino autismo era stato fatto perché, guarda caso, la maggior parte dei vaccini si fanno nel momento in cui principalmente si iniziano a manifestare i primi tratti e quindi è facile associarlo a, perché quello è l'evento, come potrebbe essere la scolarizzazione. Che è lo stesso. Esattamente, esattamente. Dottor Visci? Stiamo andando oltre. Ma io da pediatra e da neuropsichiatra infantile devo dire che il problema, ci tengo sul problema dell'autismo, come diceva la professoressa, perché bisogna sgombrare il campo dalle false notizie, poi dobbiamo ragionare. La domanda è questa: perché oggi si parla molto più di autismo, addirittura ci sono alcuni paesi in cui si dice che l'incidenza è di un caso ogni 60 persone? Perché in realtà ci sono anche qui dei fattori molto confondenti. Vale a dire, oggi non si parla più di autismo, ma si chiama disturbi dello spettro autistico. Per cui si va da comportamenti borderline, che tutti quanti noi probabilmente abbiamo, a autismo conclamato, con tutte le caratteristiche che questo comporta. Ma una mamma che osserva il suo bambino è in grado di dirlo sin dai primi mesi se questo bambino ha tratti che la mettono in allerta. Io da pediatra che esercito da 50 anni vi posso dire che la diagnosi la fanno le mamme e questo riporta veramente ad una condizione di alterazione del neurosviluppo, come il neurosviluppo è quello della ADHD, come quello della dislessia, come quello dei disturbi dell'apprendimento specifici, non di quelli aspecifici. Ultima cosa che dico, c'è uno studio di 3 anni fa che ha dimostrato che i gemelli monocoriali hanno una concordanza di autismo al 95%. I gemelli bicoriali la concordanza scende al 60-65%, i gemelli non monocoriali e bicoriali si scende al 40%. Quindi segno che quanto più il carattere genetico è concordante, tanto più l'espressione si verifica. E c'è stato proprio la settimana scorsa su un giornale quotidiano la testimonianza di una madre ha detto: io ho avuto 2 figli a distanza di qualche tempo, tutti e 2 autistici. Quindi io vorrei che almeno da questa platea si sgombrasse il campo dall'incidenza, dalla presenza di fattori che non ha niente a che fare con l'autismo, perché seminano soltanto uno stato di
come dire, di preoccupazione inutile e magari ci fanno ammalare i nostri figli di morbillo e di altre cose del genere. Grazie. Bene, grazie anche per questa precisazione. Ringraziamo quindi, se non ci sono altre domande, ringraziamo il professor Corrado Terranova e invito a prendere la parola. Veramente io avrei tante cose da chiederle, ma come vede mi autocensuro proprio, ma faccio una fatica, guardi, una fatica, perché lui ha toccato, consentitemi, questo proprio non lo resisto, lui ha toccato due punti fondamentali: uno, la maternità simbolica, e poi il senso della genitorialità. Ma cosa vuol dire essere genitore? Essere madre, la maternità e la paternità, che significati hanno? Allora da qui bisognerebbe ripartire veramente, perché Sua Eccellenza quando è venuto al convegno ci parlava probabilmente di un'incidenza molto negativa nell'immaginario collettivo nel momento in cui noi crediamo di avere il diritto di avere figli. Ma la genitorialità non è avere diritto di avere figli, i figli non sono un diritto. E qui si aprirebbe, ripeto, un altro grande capitolo, un altro grande convegno. Ringrazio, chiedo scusa se ho preso questo minuto prima di invitare appunto il dottor Pier Giorgio Casaccia, sessuologo e responsabile di metodi naturali della diocesi di Teramo, che appunto terrà una relazione dal titolo L'approccio medicalizzato e di metodi naturali, le novità sul loro confronto. Buongiorno a tutti. Ringrazio Sua Eccellenza, ovviamente se fuori, ringrazio la professoressa Ricci e tutti coloro che mi hanno invitato. Io oggi non so se parlare da sessuologo, se parlare da persona, da padre di una bambina, però di una coppia sterile, perché noi siamo una coppia sterile, mia moglie. O non so se parlare da persona che comunque invece conosce i metodi naturali e diocesano, scoperto da poco di esserlo, è una cosa che mi gratifica. Ringrazio anzitutto la professoressa Giacchi Elena, che mi ha dato questi materiali del Centro di Studi e Ricerche dell'Università Cattolica di Roma e dei metodi naturali. Anzitutto volevo iniziare a parlare dell'Umane Vitae, perché è da qui che partiamo. Come tutte le encicliche, come tutte le esortazioni apostoliche, tutti quanti sono andati sempre a guardare una cosa ben precisa, così come è stato per l'Amoris Laetitia. Andiamo a vedere cosa dice il paragrafo 243 sui divorziati risposati, la possono prendere o no la comunione, quello è stato. Perdendo tutta la bellezza dell'Amoris Laetitia. Mentre così per l'Umane Vitae, dove si è andato subito nel 1968 a vedere il paragrafo 14, questo: è altresì esclusa ogni azione che, o in previsione dell'atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze, si proponga come scopo, come mezzo di impedire la procreazione. Ecco, la Chiesa è rimasta lì, non accetta la pillola. Tutti si aspettavano che dicessero sia la pillola, no, la pillola no. La Chiesa è rimasta quella di un tempo, è rimasta quella retrograda. Sono andati tutti a guardare questo, perdendo la bellezza e la grandezza dell'Umane Vitae. Si andava avanti poi nel capitolo 16, dove invece diceva che se dunque per però questo non vuol dire che ogni rapporto tra uomo e tra moglie e marito deve esserci necessariamente la procreazione, perché dice il paragrafo 16: se esistono seri motivi, la Chiesa insegna a tener conto dei ritmi naturali. Quindi da questo spiraglio di apertura, cioè se la coppia desidera distanziare la gravidanza, c'è questa possibilità. Ora, sarà che io sono, vedete, questa qui sono le nascite, io sono del 64, quel picco che vedete è del 64, quindi abbiamo il boom delle nascite. Poi nel 68 c'era ancora il boom delle nascite, quindi si pensava molto a non far nascere i bambini. Ovvero, come facciamo a non avere troppi figli in giro? E allora si è pensato che i metodi naturali fossero dei contraccettivi. E quindi la prima cosa che... era il contraccettivo accettato dalla Chiesa. E invece io voglio togliere questa cosa: i metodi naturali non sono contraccettivi. I metodi naturali non sono dei metodi per non avere un bambino. Come fanno i cattolici a non avere bambini? Usiamo i metodi contraccettivi? No. Togliamoci dalla mente, soprattutto noi cattolici, questa idea qui. I metodi contraccettivi non sono, i metodi naturali non sono dei metodi contraccettivi. Ma allora, cosa sono?
diciamo che sono un metodo di conoscenza, di consapevolezza e valorizzazione della fertilità. Cosa vuol dire? Che ogni coppia ha una sua potenzialità enorme. Ieri Sua Eccellenza ha detto una cosa molto bella, cioè quando diceva che l'atto storico più importante è l'unione dell'uomo e della donna. Ma non l'unione sentimentale, no, l'una caro. Parliamo di quello, parliamo dell'unione carnale. Dobbiamo dire che il crocifisso è l'emblema vero dell'unione carnale, perché il donarsi completamente l'uno all'altro. Mi piace questa cosa. Ecco perché su ogni letto di una coppia cristiana dovrebbe esserci il crocifisso, perché era il donarsi completamente l'uno all'altro. E in quell'atto storico importante c'è una potenzialità enorme. C'è la possibilità di avere quell'afflato di vita che ha permesso a Dio di rendere della terra, di farla diventare vita. Abbiamo la stessa possibilità, quella di generare un figlio. E quindi la fertilità è una dimensione della persona, ma non solo della persona, io direi della coppia. È più appropriato dire che è una dimensione della coppia, la fertilità, la capacità di poter generare un figlio. Un figlio come persona da accogliere. E si è visto che, quando è che va insegnata questa cosa? Non dobbiamo aspettare che si arrivi a fare il corso di preparazione al matrimonio per dirgli a queste signore, a questi fidanzati, che ormai tanto, diciamocelo com'è, convivono tutti quanti. Io vado a parlare di sessualità nei corsi di preparazione al matrimonio, sono già tutte coppie conviventi che hanno rapporti sessuali da sempre. E quindi dove possiamo partire per insegnare i metodi naturali? Partiamo dagli adolescenti, dai giovani. Si è visto che se si parte dalle scuole, si insegnano i metodi naturali dalle scuole, è molto molto diverso. Le ragazze iniziano a conoscere il proprio corpo, capiscono che quel corpo non serve per essere mostrato e dato via, perché questa è la realtà. Ma c'è una responsabilità, e queste qui non sono chiacchiere che io sto dicendo, sono stati fatti delle ricerche, sempre con pochi fondi e con pochi ricercatori. Però negli Stati Uniti, questa qua è una ricerca di 30 anni fa ormai, dove si è visto che insegnando a delle ragazze il metodo Billings, dopo il 50%, dopo un anno, già non era più sessualmente attivo. Avevano capito che quella ricchezza che avevano nella loro, la sessualità era una loro ricchezza, una loro grandezza, non poteva essere data via così, la loro sessualità. Non potevano giocarsi col primo che capita in una discoteca una domenica pomeriggio una cosa così importante come la propria sessualità, la propria intimità. Già dopo 3 mesi iniziavano i cambiamenti di tendenza. Sono dei metodi per i coniugi, per attuare certo una procreazione responsabile, soprattutto per ricercare la gravidanza. È quello di cui parlerò oggi io, questo è un preambolo per parlare della cosa più importante, la ricerca di gravidanza con i metodi naturali. Oppure può essere per rinviare, evitare il concepimento, ma soprattutto per la tutela della salute della donna e la fertilità. La cosa importante è che se io imparo a conoscere il mio corpo, io qui vedo degli insegnanti di metodi naturali, loro sanno che la donna che segue sistematicamente il proprio ciclo naturale si accorge e delle problematiche, le diagnosi vengono fatte prima che compaiano i sintomi, perché già il sintomo del muco, il sintomo della temperatura che non si alza, cioè ti fanno capire che c'è qualcosa che non va. Quindi la diagnosi la fanno già prima, quindi anche a scopo di prevenzione delle malattie. Quindi cosa implicano i metodi naturali? Implicano che il marito e la moglie diventano protagonisti. Il protagonista non è chi ti prende, ti dà i farmaci, non è il medico, sono il marito e la moglie. C'è una condivisione della responsabilità, si è in due a praticare i metodi naturali. C'è un dialogo, tra marito e moglie anche sul modo di vivere la propria sessualità. Non è che quando voglia ti prendo ti butto sul letto, no. C'è un dialogo del proprio vivere la sessualità. E quindi un'attenzione e un rispetto reciproco. Un comportamento responsabile. Un arricchimento dell'orizzonte affettivo vuol dire che l'affettività non è necessariamente data dall'unione carnale dell'uomo e la donna, no, può essere vissuta in tanti altri modi. E quindi
bisogna verificare le motivazioni e aprirsi consapevolmente al dono della vita. Quindi sono degli stili di vita che insegnano l'amore coniugale, aiutano l'unità della famiglia e accolgono la vita. I metodi naturali sono tanti i metodi naturali, ma prima quelli vecchi si basavano sul ritmo, ora invece ci sono dei segni e sintomi che sono correlati all'andamento ormonale, che è stato, queste qui sono tutte cose scientificamente dimostrate. Qual è l'efficacia? Parliamo dell'efficacia, percentuali 98-99% dei metodi naturali. Non sto parlando, di cosa? Di persone che stanno bene, hanno i cicli regolari? No, sto parlando anche di persone che, di donne che non hanno i cicli regolari. È applicabile in ogni circostanza, nei cicli regolari, irregolari, durante l'allattamento al seno, in premenopausa, quando si sospende la pillola e quando si ricerca la gravidanza. Il metodo Billings, ma tutti i metodi naturali sono applicabili in ogni circostanza. Il problema qual è? Che c'è una inadeguata informazione. Siamo i primi a non crederci, siamo noi cattolici, non vengono date queste adeguate informazioni, perché è molto più comodo prendere la pillola con tutti i danni che ci sono, per poi poter avere, proprio scindere completamente l'atto sessuale dalla duplice funzione unitiva e procreativa. Ecco i numeri. Si è visto che le gravidanze ottenute sono state pari al 92 e al 93% utilizzando il metodo sintotermico e il metodo Billings, di coppie che si sono rivolti a centri per la ricerca per l'aiuto alla vita, che usano metodi naturali. Questi qui sono i numeri che abbiamo. Certo, abbiamo 346 coppie per il sintotermico e 65 coppie per il Billings all'Università Cattolica. Sono numeri piccoli, ma sappiamo le difficoltà della ricerca. Cicli normali e cicli non normali, quindi abbiamo avuto un po' tutto. Come funzionava? Dopo tre cicli, sia la gravidanza, sì, ok, ci si abbandona. No gravidanza, si va avanti. Se cicli normali, si va a 6 mesi. Se cicli non normali, questo qui è come è avvenuta la ricerca, ma non sto qui a soffermarmi su questo. L'età delle coppie era da 17 ai 47 anni. Ecco qui, la percentuale di tutti i metodi era all'incirca sul 71%. Queste gravidanze sono il 95% sono diventati parti, 16% aborti. Vediamo ora invece cosa abbiamo nelle procedure mediche. Queste qui sono le percentuali americane. Nelle percentuali americane vediamo che la percentuale di bambino in braccio al di sotto dei 35 anni sono sul 23% per sotto i 35 anni, andando avanti arriviamo allo 0,8% sopra i 44 anni. Ma vediamo in Italia. In Italia questa qui è la relazione del Ministero della Sanità, quindi sono dati ufficiali che sono stati presentati. E queste sono le percentuali. Quanto funziona? Vediamo quanto funziona. Ecco quanto funziona. Una percentuale che si aggira sul 10-11%. Parliamo di 25.000 coppie circa. Eccoli qua, sono sempre i dati, ripeto, del Ministero, quindi non sono dati miei. Andando a vedere tutte quelle che sono le gravidanze ottenute, alla fine si arriva a percentuali del 25% circa, con un esito negativo, questo qui parlo di gravidanze, non di bambini in braccio, con un esito negativo del 25%. Una cosa, e in questo mi piace che se ne parli un pochettino, per noi l'embrione è già vita, dico bene, su questo siamo penso tutti d'accordo, che l'embrione è già vita. Il 90% degli embrioni va perduto. Perdere il 95% degli embrioni vuol dire che su 25.000 coppie circa, immaginiamoci, circa 22.500 coppie, 22.500 bambini sono sacrificati, perché mi hanno insegnato a chiamare gli embrioni bambini. Quindi questa qua è una cosa che con la professoressa Ricci dobbiamo, a livello etico è importante. Gli embrioni che vengono perduti hanno una dignità? Oppure lo buttiamo ce la mettiamo come numero di perdite? Vabbè, si fa la guerra, qualcuno dovrà pur morire. Però mi sembra tanto che 22.500 bambini ogni anno vengano sacrificati per far nascere dei bambini. Cambiamo argomento.
funzionano o non funzionano come metodi, come metodo per ritardare la nascita? L'indice di Pearl è un indice che gli ginecologi conoscono meglio di me. Io sono medico del pronto soccorso, quindi faccio tutt'altro nella vita. E la WHO riconosce come indice di Pearl molto efficace al di sotto dell'1, efficace da 1 a 9, e va bene, andiamo avanti in questo modo, e si è visto che i metodi naturali hanno una affidabilità quando si vuole ritardare la gravidanza nell'uso comune, che va dallo 0,5 al 9,4, uso comune vuol dire, vedremo dopo, mentre nell'uso perfetto dallo 0 all'1%, metodo Billings e metodi sintotermici, mentre la pillola nell'uso comune 8% di affidabilità e nell'uso perfetto 0,3%, quindi è del tutto sovrapponibile alla pillola. Altra cosa importante, in Cina hanno provato a insegnare il metodo Billings. Cosa si è visto? Che nel metodo Billings, utilizzato in Cina, diffondendolo, c'è stata una diminuzione grandissima dell'abortività. L'abortività, gli aborti procurati con l'uso del metodo Billings erano soltanto 221, 1992 con il non uso del metodo Billings. Questo vuol dire che nella prevenzione anche di una un'uccisione di un bambino, come quella dell'aborto, è una grossa efficacia anche questa. Cicli di uso perfetto vuol dire, quello che vi dicevo prima, lo vediamo dopo, che i rapporti si hanno soltanto quando si può, secondo le regole, e invece non perfetto è quando non si hanno. Sono altre ricerche che comunque, diciamo, eccole qui, che nell'uso perfetto abbiamo un 0,65% di efficacia e il 21,75% nell'uso imperfetto. Questi dati verranno pubblicati, i dati verranno pubblicati, presentati a un prossimo congresso. Condizioni per il successo quale deve essere? Che si usino, che ci siano degli insegnanti qualificati, che ci sia una motivazione e che i coniugi cooperino tra loro. È importante che non ci sia il fai da te. È importante che non fa, beh, tanto ho sentito come si fa, ho letto come si fa, va bene. No, no, non va bene. Non vanno bene i libri e le riviste, non vanno bene dei corsi che vengono fatti. Occorre che ci si affidi a degli insegnanti di metodi naturali, abilitati a far questo. Cosa dice la World Health Organization? I servizi di regolazione naturale della fertilità sono principalmente educativi e la chiave del loro successo e della loro realizzazione è di disporre di insegnanti competenti. Occorrono insegnanti competenti di metodi naturali. Noi stiamo cercando un nostro auspicio di poter fare dei corsi qui, vedremo come questo può essere fatto. Infatti la proposta qual è? Andare nelle scuole, entrare nelle scuole, proviamoci, io ci sto provando a entrare nelle scuole riuscendoci, come sessuologo, perché mi danno questa possibilità, perché poi con la scusa della prevenzione delle malattie, ora io veramente lo faccio anche per la prevenzione della dipendenza da pornografia, perché questa è una mia grossa cosa che sto portando avanti, di cui sottaciuta da tutti, perché la pornografia, ahimè, è una dipendenza gravissima e stiamo entrando nelle scuole anche per questo. Proviamo a insegnare alle ragazze i metodi naturali. È così? E vediamo cosa cambia, come iniziano a cambiarsi, come iniziano a capire la ricchezza che hanno nel loro ciclo riproduttivo. Questa qua è una sfida per il nostro consultorio, eh? Noi abbiamo un consultorio diocesano cattolico che dovrebbe portare avanti queste cose. Proviamoci con le coppie di fidanzati, ma non a fare la lezioncina informativa di 40 minuti durante i corsi di preparazione al matrimonio, no. Proponiamo proprio a tutti quanti affidiamoli a degli insegnanti di metodi naturali, qui ce ne sono nella nostra diocesi e altri potranno essere formati. Con le coppie non fertili, professoressa Ricci, io come lei ho attraversato il dramma che una coppia vive quando sa di non poter avere figli, è quello a cui si viene sottoposti da ogni punto di vista. Secondo me c'è esigenza, infatti una proposta che io ho fatto a Sua Eccellenza, di un centro che accolga le coppie e le aiuti in questo, un centro di aiuto proprio per le coppie che hanno problemi di fertilità, ma che non gli proponga ecco qua cosa devi fare, no, che li aiuti, che li accompagni in questo cammino,
di far sentire la coppia feconda anche quando non è fertile e di aiutarli in questo cammino. Ecco, questo qua è un'altra sfida, una proposta di lavoro che io ho fatto e che continuo a fare, ostinandomi su questo, perché quando uno le cose le vive sulla propria pelle sa cosa vuol dire. Tra l'altro, dottoressa, professoressa Caserta, no, ho scoperto oggi, sono andato a, ho cliccato XI su Google, ho scoperto che in Repubblica Ceca costa il pacchetto completo 4.250 euro. Pure quindi. Ah, beh. No, compreso di viaggio e transfer da Praga. Stavo scherzando perché ci sono rimasto veramente. Cioè che se poi. E poi la cosa carina era che se carina, la cosa carina, tragica, è che c'era pure sull'uovo, se invece vuoi l'uovo del donatore ti fanno scegliere anche le caratteristiche dei donatori. E ora lo fanno anche in Repubblica Ceca. Ecco, sì. Io qua, quando avevo 16 anni venne il professor Boncinelli, penso si chiamasse, di Firenze, a fare una relazione su questo e diceva, io avevo 16 anni, quindi ora ne ho 54. Mi diceva, immaginatevi che in un futuro si andrà in un supermercato e uno avrà la fatta di potrà, posso scegliere questo ovulo, posso scegliere questo spermatozoo, li metto insieme e faccio un figlio così. Sembrava sa la storiella raccontata e è diventata realtà. E quindi concludo che occorrono corsi per insegnanti di metodi naturali presso specifiche scuole di formazione. Occorre che formiamo insegnanti per i metodi naturali. Questa è la strada. E la strada che non è stata indicata a noi da noi stessi, non siamo autoreferenziali, ma ce l'ha detta Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae, quando dice che i centri di perimetri naturali della fertilità vanno promossi come valido aiuto per la paternità e la maternità responsabili, nella quale ogni persona, a cominciare dal figlio, è riconosciuta e rispettata per se stessa ed ogni scelta è animata e guidata dal criterio del dono sincero di sé. E quindi seguendo le indicazioni di questo Papa Santo, dove tutti noi ci siamo alimentati con la sua parola, e l'invito è per tutti noi di andare avanti e proseguire su questa strada e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Ecco, grazie al dottor Pier Giorgio Casaccia che ha indubbiamente toccato dei temi anche in questo caso molto molto interessanti, il tema dell'educazione all'affettività, dell'educazione alla corporeità, dell'educazione nelle scuole, soprattutto alla relazione affettiva, e credo che veramente sia una grande carenza. Io lo dico in tutti i modi, anche all'università cerchiamo di lavorare molto su questo, ma mi colpiva anche, così sottolineo anche il suo passaggio quando era sottinteso, direi, al suo discorso, almeno io colgo questo, che cosa significa generare la vita. Cosa vuol dire generare? Che cosa vuol dire donare la vita? Guardate, è il discorso che facevamo prima. Mi piaceva un passo anche di Sua Eccellenza quando parla della gratuità, il dono della gratuità. Allora, la genitorialità e la fertilità, se è dono gratuito di sé, riempie, altrimenti se è un protocollo da applicare seguendo indicazioni di modelli culturali, io credo che ci crei molti problemi. E voglio dire anche questo, quando lui parlava delle coppie che non sono fertili, che vanno aiutate, seguite, supportate, soprattutto a scoprire la bellezza di non essere fertili. Perdonatemi questo, può sembrare davvero una provocazione forte la mia, ma devo dire che io e mio marito, forse anche per l'esperienza che facevamo, noi ci sentivamo fortemente appagati, fortemente sereni, ma non perché non volevamo figli, ma perché stavamo scoprendo un altro modo di generare la vita, un altro modo di poter essere genitori, un modo di accogliere i milioni di bambini, e Suor Caterina lo sa bene, che sono soli, sono orfani del mondo, che aspettano una famiglia, che aspettano il dono gratuito e non di essere prodotti, perché certamente anche questa è una strada che va attraverso la ricerca scientifica, come diceva anche la professoressa Caserta, che va soprattutto monitorata con attenzione nel pubblico, perché la struttura pubblica è quella che davvero può consegnare a tutti e non speculare da un punto di vista economico su chi può e su chi non può. E qui è un discorso anche di democrazia, ma non apro questo aspetto. Però c'è anche una bellezza del generare, dell'accogliere la vita in altri modi, e non se ne parla, così come si parla poco
di questa mancanza di educazione alla corporeità, alla sessualità, che invece presta il fianco ad una enorme, una crescita esponenziale del ricorso degli adolescenti alla pornografia e al sexting, che lei sa è un fenomeno ormai diffusissimo, su cui sto organizzando adesso un corso di formazione, magari la coinvolgo, cioè la divulgazione di immagini del corpo femminile a sfondo sessuale, lo dico per chi insomma non conoscesse questo fenomeno, che poi porta ovviamente a un fenomeno di mobbing, di ricatto, ovviamente di rapporto ricattatorio, e quindi poi fino anche al suicidio. Quindi io veramente credo che anche in questo intervento ci siano davvero tanti stimoli. Siccome mi è stato caldamente insomma così suggerito di ricordare che alle 11.30 dobbiamo riprendere la seconda sessione, quindi io ecco, ho sintetizzato solo alcuni punti. Se c'è qualche breve però ecco, domanda, breve intervento, do subito la parola, e se no poi ci ritroveremo per la seconda sessione. Io mi permetto di dire che non sono d'accordo che i metodi o comunque tutta la ricerca e contraccezione naturale deve essere soltanto affidata ad alcuni eletti, mi permetta questa cosa, come non penso che tutta la procreazione medicalmente assistita, perché anche quella è procreazione medicalmente assistita in qualche modo, perché io vado a spiegare, debba essere affidata soltanto ad un'altra componente, perché se no non ne usciamo, come non siamo usciti forse in questo tempo. Secondo me, per quella che è la mia esperienza, bisogna tornare a pensare che un figlio è un valore, che la fertilità è un valore, perché come funziona il mio cuore deve funzionare anche il mio apparato riproduttivo, e in qualche modo qualcuno me lo deve spiegare a mio adolescente come posso proteggermi. E magari penso che nelle scuole, no, ho sentito che va a fare questo per le malattie sessualmente trasmissibili, e l'altra cosa invece no, si deve stare insieme, perché si devono dare delle opportunità, perché bisogna dare alla secondo me alla coppia l'opportunità appunto di fare un percorso di questo genere, e poi c'è anche altro, però bisogna essere, secondo me, se no davvero io mi ritrovo con una coppia di fronte che magari lei ha già 40 anni, sono 5 anni che ha provato a fare, a concepire in maniera spontanea, che è talmente tanto esasperata, e magari io a Roma, quindi ovviamente centri ne frequentano tanti, anche appunto quelli diciamo così di fecondità, di metodi che interessano la fecondità naturale, che riguardano soprattutto la fecondità, sono talmente tanto esasperati che è davvero difficile poi recuperare. Allora invece no, secondo me noi dovremmo stare insieme, secondo me bisogna fare davvero, noi dobbiamo fare un passo in avanti e dall'altra parte tutti quanti insieme, anche perché io credo che forse in questo si può trovare una giusta soluzione. Totalmente d'accordo con lei, infatti la proposta di un centro di aiuto alla vita era proprio quella che vedeva la presenza di andrologi, ginecologi e bioeticisti. Quindi erano tutte le figure rappresentate, per carità, mi sono sicuramente espresso male io, e quindi assolutamente, io le ripeto, questa qua forse sarà perché è una cosa vissuta sulla propria esperienza, sulla propria pelle, uno riesce a capire quello di cui condivisa, poi non è solo la mia, condivisa con altre coppie che hanno lo stesso problema, perché poi è quello che si condivide la problematica, e quindi sì, assolutamente d'accordo con lei, professoressa, lei ha detto esattamente quella che sarebbe la cosa auspicabile. La verità è che spesso però appunto io auspico che ci sia una unione con i centri, soprattutto con quelli pubblici, ovviamente con i pubblici di PMA, e questa qua è l'auspicio, però come prima accoglienza, come indirizzo, se no uno veramente, uno va a parlare con questo, poi senti quello che ti ha detto, no, però sento da quell'altro che è più bravo, quello che fa la laparoscopia, quello non fa l'isterografia, quello fa la laparoscopia perché è meglio, perché così va a finire, allora uno va prima a Roma, poi va a Bologna, poi va a Milano, poi va a Palermo e gira tutti quanti e ognuno ti dice una cosa diversa, ma quel mio amico è andato là, e quindi ecco perché. Quindi ecco, la proposta davvero di un approccio integrato, complementare, davvero di fare rete
ecco, anche su delle letture, anche su delle visioni magari, no? Che possono in qualche modo e devono confrontarsi, perché partono anche da un certo modo anche di vedere la propria vita, la propria esperienza di coppia, il concetto anche di ricerca scientifica, però davvero siamo sullo stesso fronte e davvero lavoriamo tutti, consentitemi di dire, davvero per quel concetto aristotelico di benessere, di felicità, di eudaimonia, che è davvero lo star bene, ma non lo star bene nei centri spa come si fa oggi, ma lo star bene davvero in quanto persona, come benessere interiore, ma come un benessere interiore che non può essere sciso dalla relazione con l'altro. Perché il benessere narcisistico, individualistico, abbiamo già visto in tutti i modi che porta davvero conseguenze negative, non soltanto per la persona, per il soggetto singolo, ma per la società, per la democrazia e soprattutto per la vita anche del pianeta. Perché all'inizio con la dottoressa o professoressa Caserta, insomma, mi sembra che adesso davvero si chiuda un cerchio, no? Come siamo tutti dentro il creato, dentro un grande organismo, dentro una grande, possiamo chiamarla anche organizzazione vivente, di cui siamo tutti responsabili per il futuro e per il presente. Io davvero vi ringrazio, ringrazio i relatori, ringrazio le domande che appunto dal pubblico sono state molto stimolanti. Ci fermiamo per un break, alle 11.30 riprende la seconda. Vogliamo dare inizio a questa terza sessione dei nostri lavori, come stiamo toccando con mano. È straordinario la ricchezza che ci viene da questo confronto così ricco. Io ringrazio tantissimo tutti i relatori che si sono susseguiti fino adesso, perché i contenuti sono stati veramente grandiosi e ne faremo noi come pastorale della famiglia, quindi come ufficio famiglia, ne faremo veramente tesoro, proprio per un po' riprogrammare un pochino tutta la nostra attività e sicuramente allargare gli ambiti della nostra azione. Quello che adesso vogliamo toccare in questa terza parte, in questa sessione, in quest'ultima sessione dei nostri lavori, è proprio la cultura del perfetto che purtroppo si sta imponendo in questa nostra società. Voi, tutti quanti noi, ne siamo testimoni, come i media danno un'immagine così stereotipata di una bellezza per quanto riguarda la donna, per quanto riguarda l'uomo, e queste immagini sono quelle che si imprimono nell'immaginario, se vogliamo così, delle persone, non soltanto degli adolescenti, ma anche degli adulti anche, diciamo così, avanzati. E questo qui crea, ad esempio, ricordo un paio di anni fa, c'era una rivista che tra l'altro è fatta molto bene, la rivista di San Patrignano, della comunità di San Patrignano, dove il titolo di questa rivista era Bambole gonfiate, perché prendeva in analisi il fenomeno del boom dell'attività dei medici estetici nei confronti degli adolescenti, cioè gli adolescenti che si facevano, non so, fare interventi al seno, per dire, perché casomai il loro seno, parliamo di adolescenti di 13 anni, 14 anni, 15 anni, e queste si sottoponevano a queste operazioni, a cose assurde, il gonfiore, gonfiarsi le parti del corpo, no? con quelle azioni che purtroppo, cioè c'è tutto anche lì purtroppo un mercato che andrebbe assolutamente in qualche modo ostacolato con una cultura invece della corporeità. Ecco, quindi ancora una volta ritorna la strada maestra sta nella formazione di una cultura che sia a favore dell'uomo e non a favore di un'industria che forse sta distruggendo l'uomo. E questo concetto della perfezione del corpo naturalmente si riflette anche nei confronti di una gravidanza. Noi sappiamo bene, come consultorio familiare, anche come attività, se vogliamo, anche con i contatti personali, no? Che a volte una gravidanza, quindi stiamo parlando di una realtà bellissima, no? Di una donna quindi che aspetta un bambino, bene, è come una malattia, cioè si deve sottoporre a tutta una serie di esami, cioè come se fosse una malata. Ma non è una malattia la gravidanza è una realtà bellissima, che se la donna che è pronta, diciamo, ad accoglierla
e la vive con pienezza, è un momento, sicuramente uno dei momenti più belli della sua vita. Ecco, dunque, questa medicalizzazione del periodo della gravidanza entra nell'aspetto del bambino perfetto. Ecco, e noi è questo l'aspetto che adesso vogliamo un pochino toccare in questa ultima sessione dei nostri lavori. E quindi a parlarci il primo sarà il professor Ciavattini, che noi ringraziamo tantissimo per la disponibilità. Ecco, lui, il dottor Ciavattini, è dirigente medico presso l'azienda ospedaliera universitaria degli ospedali riuniti di Ancona e del Dipartimento Materno e Infantile. Bene, ringrazio voi per essere oggi qua ad affrontare appunto questo argomento, che è un argomento di sicuro grande interesse nell'ambito della quotidianità anche del nostro lavoro, e di ostetrici, di ginecologi, di medici, nonché di operatori sanitari in generale. In realtà la presentazione che io questa mattina verrò a fare è una sorta di riflessione all'interno di alcuni argomenti che ritengo essere di primaria rilevanza nell'ambito della questione della ostetricia moderna. Partendo da quello che è il concetto appunto della sacralità della vita vista rispetto al più generico bisogno di una qualità della vita che sia in qualche modo diciamo associata, assimilabile alla questione proprio di salute. Perché è rilevante parlare di sacralità della vita rispetto alla qualità della vita? Perché questo pone in essere quelle che poi sono le problematiche della gestione del paziente. Parliamo di sacralità della vita nel momento in cui parliamo di inviolabilità della vita, intesa appunto come una realtà che non ci appartiene in quanto donata e in quanto priorità appunto di Dio. E proprio perché la vita appartiene a Dio e non all'uomo, le conferisce in qualche modo un valore di sacralità. Questo chiaramente si viene a, come dire, questo concetto viene ad essere acquisito anche nell'ambito di quella che è la vita prenatale e neonatale, perché la vita, come sappiamo, è un continuo che va dal concepimento fino alla morte, che è parte probabilmente della nostra vita, anzi sicuramente parte della nostra vita. Se noi parliamo di sacralità nell'ambito della vita prenatale e neonatale, l'atteggiamento nei confronti di questa, della vita prenatale e neonatale non può che essere un atteggiamento di accoglienza e tutela appunto verso la vita nascente, intesa come una tutela nei confronti proprio della vita. E qui, a mio modo di vedere, si pone il primo aspetto di riflessione che volevo condividere con voi. Cioè, laddove parliamo di accoglienza e tutela della vita, dobbiamo anche andare a collocare adeguatamente quello che la scienza e la tecnica vanno a realizzare nell'ambito della vita. Cioè anche la scienza e la tecnica debbono servire e tutelare la sacralità della vita, evitando di sfociare in una abusiva, invasiva manipolazione della vita stessa. Questo è un concetto che è stato espresso da San Giovanni Paolo II e che risulta in qualche modo essere un contesto all'interno della quale, secondo me, noi dobbiamo condividere la nostra attività clinica e la nostra anche attività di ricerca. La scienza, in sostanza, così come la tecnica, debbono misurarsi con la sacralità della vita, con la liceità etica che ne stabilisce la compatibilità umana, ossia il loro effettivo impiego a tutela e rispetto della dignità della persona umana. E questo è stato ribadito nella nuova carta degli operatori sanitari, che è appunto stata pubblicata recentemente, appunto alla fine del
e 17. È importante vedere come in realtà nell'ambito sanitario, in ambito medico, si siano in questi ultimi anni susseguite due rivoluzioni sostanziali. La prima era la rivoluzione terapeutica, quella cioè legata alla messa a punto di presidi terapeutici finalizzati fondamentalmente alla cura, al trattamento di patologie, quali fondamentalmente le patologie infettive, per avere un esempio tangibile. Rispetto a questa seconda rivoluzione, che è probabilmente la rivoluzione attuale, che è quella della biologia, della genetica, cioè nell'ambito di questa nuova genetica si pongono in qualche modo le aspirazioni a riuscire a modulare alcune situazioni geneticamente determinate che vanno dalle malattie ereditarie alle patologie malformative alla patologia neoplastica, che oggi ha nella scelta della terapia genica probabilmente la modalità più interessante nel progresso della scienza stessa. Questo concetto di sacralità, che in qualche modo va a mitigare, a calmierare anche le aspettative, le prospettive della scienza e della tecnologia, deve essere in qualche modo confrontato e, deve includere il concetto di qualità della vita, che è probabilmente quello con il quale noi più direttamente nella quotidianità toccare, con il quale noi ci andiamo a confrontare. Parlando di qualità della vita, viene immediatamente il nesso con le problematiche delle decisioni terapeutiche nell'ambito di quelli che possono essere i malati terminali. Tuttavia, questa relazione con la qualità di vita è altrettanto stringente nel momento in cui noi valutiamo appunto la medicina prenatale e perinatale nella logica di quella che è appunto la questione di una diagnostica prenatale assolutamente efficace, assolutamente in grado di riconoscere le situazioni malformative in epoca assolutamente molto precoce, sempre più precoce, e dall'altra pone anche la problematica della gestione del paziente, del neonato pretermine, del severo pretermine, che oggi è un altro ambito di frontiera della medicina neonatale, che apre degli scenari di grande rilevanza. Quando parliamo di qualità di vita, probabilmente andiamo a sovrapporre il concetto di qualità di vita con il concetto di salute, un concetto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in maniera molto laica definisce come una condizione di ricerca del pieno benessere fisico, psicologico e sociale. Ma proprio qui, nell'ambito di una definizione di qualità di vita e di salute, cogliamo i segnali dei primi dubbi e dei primi problemi reali, di problemi che in qualche modo sono legati a un concetto di salute intesa come concetto sostanzialmente di felicità, cioè io sto bene e quindi ho una qualità di vita buona, cioè sono in ultima analisi felice, sia dal punto di vista fisico, una felicità fisica, una felicità psicologica ed una felicità sociale, ricollegandomi a quello che erano le parole del moderatore. Ma quali sono in sostanza i problemi? Il primo vero problema all'interno di questa idea consiste proprio nella difficoltà di definire quali siano gli elementi oggettivi e quali i fattori soggettivi nel definire questa qualità della vita. Cioè non è quindi sufficiente che una persona stia bene in quanto in buona salute fisica ed abbia un ambiente socialmente favorevole, ma è importante che egli stesso senta di stare in buona salute, cioè abbia una percezione psicologica di benessere.
Il secondo problema è sapere allora a chi compete stabilire i parametri di qualità di vita, la loro gerarchia, il rilievo da dare a ciascuno. E come terzo, ma non certo terzo di importanza, c'è il problema della elaborazione in sostanza di quasi una scala di valutazione della qualità della vita o della validità della stessa, come una sorta di misurazione, quantificazione del livello di qualità di vita che sta alla base del concetto di salute sostanzialmente. Quindi io un buon livello di salute, di qualità di vita e quindi sono in sostanza in salute. Il risultato in ultima analisi di questa assolutizzazione non sarebbe più il principio della sacralità della vita, fondamento della norma etica, ma piuttosto il principio della qualità della vita. E se una vita si trova in fase prenatale o neonatale o terminale in una condizione tale che non ha più un determinato quoziente richiesto e prefissato di qualità di vita, probabilmente non esisterebbe più allora l'obbligo di tutelare questa vita. Quindi il togliere dal concetto di sacralità della vita, per rimanere nel tema della mia relazione, togliere da questo contesto il contenuto della qualità di vita potrebbe essere estremamente rischioso. O non far sì che il concetto di qualità di vita sia contenuto effettivamente all'interno della sacralità della vita è un qualche cosa di estremamente difficile, che lascia ambito anche ad una, appunto, un utilizzo inadeguato della scienza e della tecnologia. In queste teorie quindi sembrerebbe essere totalmente assente il senso della trascendenza della vita umana e quindi della la percezione della sua intangibilità, fattore che fonda l'obbligo del rispetto della vita e la sua sacralità. E probabilmente in questa concezione immanentistica e utilitaristica probabilmente viene meno anche il concetto di capacità di dare un senso alla sofferenza. Cioè il concetto di sofferenza viene ad essere eliminato da una visione di qualità della vita. Quindi non stupisce avere un documento o in qualche modo avere una comment opinion in merito a quella che è la proposta di eutanasia nel neonato severamente malato, così come il concetto di eutanasia nel terminale adulto severamente ammalato. Quindi forse la medicina prenatale, piuttosto che una vera sfida alla cultura del perfetto, oggi dobbiamo anche vederla come una sfida alla sacralità, cioè a suggellare il concetto di sacralità della vita, alla inviolabilità di una vita nascente. Cioè recuperando questo concetto e in qualche modo fortificando questo concetto, noi andremo necessariamente a sfidare la cultura del perfetto. Quindi per la medicina prenatale rappresenta, proprio perché il primo momento di tutela del diritto della vita, del diritto ad un bene fondamentale, il momento in cui questa sfida deve essere raccolta. Mi piaceva portare questa affermazione che appunto compare nella nuova carta degli operatori sanitari come una proposta limite, un caso limite, cioè quello del feto anencefalo, privo di emisferi cerebrali ma con il tronco cerebrale. Cioè una condizione nella quale la tutela della vita sembrerebbe quasi difficile da proporre. Eppure questa vita ha una sua ragione, data da una nascita così come da una morte che si realizza il più delle volte in utero, ma che si può realizzare anche dopo la
dopo il parto piuttosto che dopo la nascita, proprio perché la nascita in realtà è avvenuta in utero, cioè un feto che è nato appunto in utero. E parlare di nascita come il momento del parto in realtà significa in qualche modo non riconoscere la vita che sta prima del parto, e quindi quella vita cosiddetta appunto nascente. Questa vita intrauterina del feto anencefalo va quindi tutelata, va in qualche modo accompagnata con dignità attraverso il sostegno e la cura della madre. Certo, non deve esserci l'accanimento terapeutico alla nascita, proprio al fine di tutelare la dignità della persona. Ma questo è un esempio limite che già ci dà il senso alla tutela della vita in un contesto intrauterino limite, assolutamente limite. Per passare poi molto rapidamente a quello che ritengo essere in realtà la vera sfida dell'ostetricia degli anni moderni, e probabilmente il professor Arduini è, credo, testimone, l'argomento di sfida dell'ostetricia anche del futuro, cioè quello della prematurità. Tra la valutazione della sopravvivenza e della morbilità legata ad una sopravvivenza, e in ultima analisi il concetto di vitalità o viability per gli anglosassoni nel momento in cui noi andiamo a valutare la strategia terapeutica, l'assistenza a una gravidanza difficile, l'assistenza a una gravidanza che darà un feto pretermine, severamente pretermine. Questo è l'ambito nel quale noi ci muoviamo. Recenti progressi appunto nell'assistenza neonatale hanno significativamente migliorato la prognosi e la probabilità di sopravvivenza dei feti e dei neonati in condizioni critiche e molto pretermine, ed hanno così modificato il concetto ed i limiti di questa vitalità, che un tempo era coincidente con il parto a termine e che via via è andata sempre più ad avvicinarsi alla coincidenza dell'evento nascita in senso proprio, che è inteso come il concepimento in un continuo che è biologico, non è necessariamente al di fuori di un contesto biologico. Tuttavia, in alcune circostanze, quando il decesso del bambino può essere solo temporaneamente posposto a prezzo di gravi sofferenze, o quando la sopravvivenza si associa a gravissima disabilità permanente, a una vita così definibile, intollerabile per il bambino e la sua famiglia, potrebbe non essere appropriato utilizzare tutto l'armamentario della moderna tecnologia intensiva. Quindi in queste circostanze dobbiamo in qualche modo valutare, soppesare, calibrare la limitazione da un lato dei trattamenti intensivi e dall'altro il passaggio a delle cure palliative, proprio in un contesto di ottimizzazione della cura, non della non cura, ma della identificazione di quella che è la migliore terapia, il miglior accompagnamento nella vita del neonato. Questi sono i dati dell'American College dell'ACOG dell'ottobre del 2017 in termini di sopravvivenza rispetto all'età gestazionale nei diversi anni. Al di là della curva che vedete in alto, che si discosta e che è riferita al 2013, che sembra avere un andamento un po' fuori misura rispetto a tutti gli altri, le altre sono quelle che riguardano 2010, 2012, 2017. Noi vediamo come effettivamente, parlando in termini di sopravvivenza, questo il limite attuale di una sopravvivenza così definibile, statisticamente significativa o comunque statisticamente rilevante, è quella del limite delle 25 settimane, tra 24 e 25 settimane, laddove la sopravvivenza arriva a una percentuale che si attesta attorno al 40%. Già alla 23esima settimana questa probabilità
scende ad un valore attorno al 20-25%, che si avvicina più a quella delle 22 piuttosto che a quella delle 26, che è appunto attorno al 10%. E come vedete, in realtà, nonostante la scienza e la tecnica vadano comunque avanti, in questi ultimi 5-7 anni grandi passaggi in realtà non ci sono stati. Cioè c'è la tendenza ad una standardizzazione di queste percentuali di sopravvivenza, a fronte di un miglioramento in termini di morbidità, che invece seguono un trend leggermente più diciamo progressivo e comunque evolutivo. A dimostrazione che la vita intrauterina è una vita che probabilmente va tutelata in quanto intrauterina, che non può essere posticipata necessariamente a una vita extrauterina, se non altro entro determinati limiti. A fronte di questo ci accorgiamo come in un panorama clinico nel quale noi ci confrontiamo con prevalentemente questioni di morbidità e quindi, per tornare a quello che dicevamo prima, di qualità di vita più che di sopravvivenza in senso proprio, che sembrerebbe essere più categorizzata nell'ambito proprio delle epoche gestazionali, noi vediamo che il panorama terapeutico è un panorama che ancora presenta delle aree grigie, delle aree in cui non esistono delle raccomandazioni in senso proprio. Questa è una tabella sempre dell'ACOG che mette in evidenza quelle che sono appunto le raccomandazioni piuttosto che i consigli e piuttosto che le non raccomandazioni su alcune scelte terapeutiche nell'approccio al feto pretermine, al feto con una prematurità estrema o severa. Noi vediamo che tra 23-24 settimane, in realtà oggi i dati di consenso sono in realtà relativi, sono delle considerazioni che noi prendiamo in esame di trattamento, più che delle reali raccomandazioni, delle reali indicazioni. A dimostrazione che in questo ambito probabilmente la scelta terapeutica non è solo dettata dalla scienza, non è solo dettata dalla tecnica, ma altri elementi entrano in ballo nella gestione di questa situazione clinica. Probabilmente questa sacralità della vita va rispettata, va portata proprio in questi ambiti. E quindi si aprono delle questioni etiche. I feti neonati alla soglia della viabilità presentano questioni etiche nella gestione della gravidanza, pongono questioni etiche nella questione della gravidanza, in sala parto, in terapia intensiva. C'è un dibattito considerevole, vivace, tra eticisti, medici, per quanto riguarda il ruolo della questione etica nella impostazione clinica, ma questa deve esserci, perché siamo in un ambito, come dicevamo, dove non c'è la supremazia della scienza, se così vogliamo dire. Un modo per affrontare l'analisi etica quindi è quello di considerare tutti i diritti del feto e del neonato, i diritti dei genitori e gli obblighi del team clinico. Questo è un commentario che in qualche modo va a sviscerare questi aspetti. Il feto ha il diritto al trattamento quando questo è un trattamento fattibile, che ha una ragionevole possibilità di salvare la vita di quel soggetto. E in questo senso, se è vero questo, il feto ha anche, il neonato ha anche il diritto alla misericordia. Non dico solo il neonato, ma anche il feto ha il diritto a una misericordia, che potrebbe anche voler dire il diritto a una persistenza in al di là della volontà di approcciare un tecnicismo esasperato. Dall'altro ci sono i genitori, che hanno il diritto fondamentalmente di essere informati, che hanno il diritto di una informazione per prendere delle decisioni consapevoli per conto del loro figlio. E se hanno il diritto di decidere cosa fare al proprio figlio, ma ciò può in rari casi anche essere superato dal diritto del minore, ad esempio se rifiutano un trattamento che chiaramente andrebbe a beneficio del neonato, o a richiederne uno che chiaramente sarebbe dannoso per il loro bambino.
e dall'altro c'è, ci siamo noi, cioè c'è il team dei clinici, dei sanitari, diciamo qui, che hanno l'obbligo fondamentalmente della informazione, di un'informazione che deve essere pertinente. Cosa vuol dire una informazione, che, informazione pertinente? Che tenga conto della morbidità, cioè che parli di mortalità, che parli di morbidità in ambito appunto di ostetrico, in ambito neonatologico. Ma deve sottolineare anche i limiti dei propri dati. Non è il dato un dato necessariamente grezzo, è un dato che ha dietro delle limitazioni interpretative che debbono essere in qualche modo considerate. E dobbiamo in qualche modo aiutare i genitori verso la scelta della, della decisione. Una presentazione onesta delle informazioni pertinenti e delle opzioni disponibili diventa quindi fondamentale. E in questo bisogna anche essere consapevoli dello stress che i genitori hanno nell'accogliere questa, questa verità o comunque queste nostre informazioni. Un altro aspetto sicuramente importante, eticamente rilevante, è quello di un eventuale ritiro del trattamento, che anche in ambito ostetrico e neonatologico dobbiamo essere in grado di valutare e di, e di considerare. Sicuramente più immediato il, diciamo, la connessione tra un ritiro, di, il ritiro del trattamento in un ambito di cura intensiva per pazienti di tutte le età e quindi anche del neonato e la permissibilità etica di ritirare i trattamenti di sostentamento vitale una volta che siano stati avviati. Un tempo si pensava, quando nei primi anni della ventilazione meccanica, che una ventilazione meccanica una volta avviata non dovesse essere ritirata. Oggi in realtà questo concetto, proprio alla luce di quanto abbiamo detto prima, viene a, ad essere in qualche modo riconsiderato. Se per una determinata situazione clinica e una determinata situazione prognostica sarebbe lecito non intubare, allora sarebbe anche ammissibile l'estubazione e il ritiro di una ventilazione meccanica. Pertanto anche una decisione iniziale di resuscitare e avviare misure di terapia intensiva può essere reversibile e i genitori devono essere informati di questo. Ci deve essere anche la giustizia nella presentazione della strategia, nella scelta della strategia, che è anche una giustizia e anche una uguaglianza d'approccio, che sì, si contestualizza rispetto a un dato sociale, per carità, ma va sempre tutelata la diciamo, uguaglianza della terapia che è, e della strategia che è in qualche modo calibrata rispetto alla prognosi, che è l'aspetto fondamentale che noi dobbiamo in qualche modo condizionare nei limiti della nostra conoscenza, perché è evidente che non tutte le prognosi sono delle prognosi necessariamente note in tutti i dettagli. Definire quindi i confini tra un trattamento intensivo e un accanimento terapeutico è difficile. Varie organizzazioni professionali hanno fornito linee guida per le decisioni di gestione. Quando i medici dovrebbero rinviare al giudizio dei genitori alcune situazioni? Si è suggerito una possibile deviazione da un piano concordato. È chiaro che un piano prima concordato può avere poi degli sviluppi diversi, quindi si può deviare da un piano iniziale. Certo è che niente è perfetto appena trovato, va conosciuto, va valutato, va come dire, meditato. E quindi è chiaro che anche il nostro, la nostra conoscenza in utero, la nostra conoscenza a priori è una conoscenza che poi va in qualche modo comprovata, valutata ed eventualmente modificata. Grazie per l'attenzione. Grazie professore, veramente con tutto il cuore, anche perché questa sua esposizione mostra l'importanza non soltanto per una parte del popolo di Dio, no? Che siamo noi, quelli che sono stati gli utenti, che potranno essere gli utenti,
ma quanto anche dei tecnici, delle persone che sono chiamate poi dopo a intervenire, perché come ci ha esposto in maniera molto chiara, lì un clinico si trova di fronte a delle decisioni di un trattamento, sono decisioni da prendere, certo anche in accordo con i genitori, però sono decisioni difficilissime. Questo limite, no, tra l'accanimento e la cura, difficilissimo da definire se non c'è una formazione vera, c'è una concezione antropologica, se vogliamo così, della dimensione dell'uomo che sia completa, perché allora lì rischio poi dopo di applicare nelle decisioni che io prendo dei stereotipi di persona che non corrispondono alla persona, ecco. E lì ritorna, c'è stato un convegno, tra l'altro mi permetto di richiamarlo anche perché lei lo ha in qualche modo anche sfiorato questo aspetto. C'è un convegno molto bello che è stato una delle prime conferenze eccellenza che lei ha proposto al mondo sanitario, proprio lì in ospedale. Io ho avuto la grazia di poter partecipare perché è stato veramente straordinario. Il titolo di questo convegno era proprio curare sempre, guarire se possibile. Ed è ovviamente già un atteggiamento, che poi ritorna in quello che ha detto anche lei, no? È un atteggiamento fondamentale, è proprio un discernimento che viene fatto. Cioè, se ritorniamo a quella cultura del perfetto che viene imposta oggi alle persone, ecco, questo concetto, curare sempre, non esiste. Perché lì dice che senso ha, i casi che ha portato lei, proprio estremi anche, no? Che senso ha intervenire, accompagnare, no? In un trattamento anche addirittura prenatale, no? di un bambino, se io so che poi dopo questa cosa qui, diciamo così, sarà un menomato, per esempio, cose assurde, no? Questi pensieri assurdi. Ecco, quindi però vediamo quando è necessario che anche gli addetti ai lavori diciamo crescano in questa formazione umana. Bellissimo, veramente devo dire, il presupposto che lei ha posto in tutti i passaggi. Cioè, se noi cancelliamo la sacralità della vita, andiamo per tutt'altre strade. Ma queste strade portano alla morte. A che serve lavorare per la morte? Io lavoro per la vita, non per la morte. Ecco dunque, quindi veramente molto molto interessante. Io credo che però i tempi non ci permettono di fare un dibattito, mi dispiace tantissimo, perché abbiamo ancora uno spazio molto limitato, per cui invito, ecco, la professoressa e Antonella Giancotti. Ecco, Anna Franca Valiera, mi dispiace perché non sono stato aggiornato di questo cambiamento. Ecco, la prego, allora guardi, sì, una piccola presentazione. La ringrazio. Buongiorno a tutti. Sto solo provando. Allora, adesso mi presento ovviamente. Io faccio parte della squadra del professor Scambia. Lavoro presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e sono stata ovviamente incaricata di affrontare questo argomento, un argomento non assolutamente ovviamente facile, ma che fa seguito alle bellissime parole, alla bellissima presentazione appena adesso ascoltata, dove sono stati in effetti presentati dei casi effettivamente estremi. E noi che ci occupiamo della gravidanza e soprattutto dell'aspetto prenatale, non è poi così raro che siamo chiamati ad affrontare, ad incontrare, a guardare negli occhi queste coppie, talora a dover essere noi quelli di dare questa notizia, ma credo che l'obbligo è quello di offrire anche l'accompagnamento a queste coppie, ma non solo a queste coppie come coppie in cui un feto o il loro bambino è stato visto da un'immagine ecografica che ci ha dato un quadro disastroso, ma accompagnare tutti e tre, o eventualmente anche la loro famiglia se vi sono già bambini. Ovviamente l'argomento di cui parlo oggi è un argomento che era stato affidato al professor Scambia perché per affrontarlo serve una persona di carisma, che sia un importante referee culturale e che abbia anzianità per farlo. Poi un cambio all'ultimo momento ha voluto che fossi io, che io, allora, spero di darvi dei riferimenti importanti, di anzianità non tanta, insomma ci sto arrivando,
Ma quello che dicevo prima è che ringrazio a professor Scambia di non essere venuto, perché quello che sto ascoltando oggi in realtà è qualcosa di veramente meraviglioso, perché occuparmi delle donne in gravidanza e dei loro bambini non è soltanto il tecnicismo, di cui sono, mi vanto di essere bravissima, so fare delle consulenze stupende, ma entrare nell'animo di questa donna, quindi non soltanto raccontare quello che si può fare, si può diagnosticare, ma ascoltare quello che loro provano, quello che loro vogliono, quali sono i loro percorsi, che non sono soltanto i percorsi della gravidanza, ma sono i percorsi della maternità. E userò questi due termini in maniera differenziata, non parlerò solo di gravidanza, o meglio, quando parlerò gravidanza parlo di gravidanza, quando parlo di maternità parlo di qualcosa di un leggermente diverso. Ho voluto raccontarvi dei casi, perché quello che io ho a che fare, lavorando tutti i giorni in un ambulatorio, sono i casi clinici. Non sono tutti uguali, sono diversi l'uno dall'altro, e ve ne ho voluto riportare quattro esemplificativi, dei quali non vi racconterò come sono andati a finire, perché voglio lasciare un po' in sospeso questa situazione. Il primo caso è una coppia di oltre 45 anni di italiani, con un elevato stato socio-economico e culturale. La loro prima gravidanza ha avuto un decorso fisiologico con un parto ovviamente di un bambino perfetto, e come loro si aspettavano, forti di questa esperienza, hanno deciso di cercare una seconda gravidanza. A 23 settimane più 4 si rivolgono in ospedale perché il sospetto era di perdita di liquido amniotico, cioè quella che si chiama rottura prematura precoce delle membrane. Sappiamo tutti che è correlata altamente a un rischio di elevato parto prematuro. Abbiamo appena sentito che partorire prima significa rischiare di avere degli esiti. E a questa paziente vengono prospettate alla coppia da un team multidisciplinare non soltanto quella che può essere la storia naturale ovviamente di questa gravidanza, quello che loro dovranno ovviamente affrontare in questa gravidanza, che l'obiettivo del team è di portare quanto più avanti la gravidanza, quindi applicare tutte le terapie, tutte le metodologie, tutto quello che serve con l'impegno ovviamente della mamma e della coppia. E proponiamo anche un trattamento che è un'amnioinfusione, non in tutto il mondo riconosciuto, ma per chi lo esegue presso di noi ha una valenza e ha avuto dei risultati positivi. La donna non accetta l'ospedalizzazione psicologicamente, non accetta terapie farmacologiche delle viste come invasive per la propria persona, è preoccupata per l'altra figlia a casa, e ottiene, dopo aver ovviamente preteso di non restare in ospedale, assumendosi la responsabilità, nonostante il parere contrario del team che stava effettuando quella informazione, di tornare a casa, affermando che tornerà se iniziano le contrazioni o se i suoi parametri, la temperatura o altro, ovviamente si modificano. Il secondo caso è un caso invece di una coppia con un basso livello sociale e culturale, hanno già effettuato due tagli cesari, arrivano d'urgenza in ospedale perché lei ha la minaccia d'aborto, ha delle perdite di sangue, l'ecografia dimostra che quella gravidanza ha scelto un posto sbagliato per impiantarsi, si è impiantata sulla vecchia cicatrice chirurgica, quella che si chiama scar pregnancy, e che, poiché le cose non sono mai semplici anche nel mondo, nelle condizioni più complesse, si trattava di una gravidanza monocordiale, monoamniotica, cioè i due embrioni erano nella stessa camera, convivevano. Quindi la informazione, il counseling che è stata fatta a questa coppia, nonostante la dimostrazione in letteratura che la scar pregnancy non è qualcosa che attenta solo alla vita della madre, che portarla avanti a volte è protettivo per entrambi, in realtà loro, la donna non vuole rischiare di perdere l'utero, non vuole affrontare questo rischio dei due gemellini, e esprime, si traduce questa sua paura nel desiderio di non proseguire la gravidanza. Terzo caso, 30 anni, sono in Italia da poco, africani, prima gravidanza, 13 settimane più 2, ai controlli che gli prescriviamo nel nostro ambulatorio viene fatta diagnosi di sieropositività. La donna viene rassicurata, la coppia viene rassicurata, ci sono le cure, può prendere i farmaci, sono sicuri per lei in termini di tossicità, sono sicuri per la gravidanza. Se aderisce alla terapia, ormai sappiamo che il nato da donna HIV non è sieropositivo, praticamente quasi nella maggioranza, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, lei non vuole, per motivi culturali, assumere la terapia.
è rassicurata anche sul fatto che se lei assume la terapia non farà un cesareo, lei non vuole un cesareo, la sua cultura non lo ammette, sarebbe vista come uno spirito malato se effettua la terapia e vuole allattare. Ultimo caso, ovviamente, il caso di tumore in gravidanza. È una donna straniera, un giorno a 21 settimane, scopre, si autopalpa un nodulo al seno, arriva in ospedale, ecografia, biopsia, esami radiologici che seguono, ha un tumore al seno. È un tumore duttale, infiltrante. La prima cosa che chiede è cosa posso fare. Gli raccontiamo che può fare la chemioterapia, ci sono protocolli dimostrati, gli raccontiamo i rischi. Accetta, vuole iniziare subito. Quella donna non vuole da quel momento però che il medico, l'ecografista, mostri più le immagini di sua figlia. Ha deciso che vorrà vedere soltanto quando la bambina nasce, se ce la fa e lei ce la fa, due fiocchi appesi, quello della lotta per il tumore al seno e il fiocco rosa di sua figlia. Perché vi ho raccontato questi casi? Perché in tutti i casi, nel confronto con la paziente e con la coppia, la figura di noi che ci occupiamo del feto, che ci occupiamo della donna, siamo un infiltrato. Ci poniamo tra quella che è la donna, la sua formazione, quello che pensa, quello che ha vissuto, che noi chiamiamo come diritto della paziente di tutelare i propri interessi di salute, chiamiamo accettare una cura o rifiutarla, decidere del proprio figlio non ancora nato, richiedere procedimenti non condivisi dal medico, e la nostra figura è lì. Perché quello che dobbiamo ammettere è che noi stiamo navigando in acque terribili, in acque in cui quelli che sono dei pilastri forti, consolidati, validissimi, cioè l'etica della difesa della vita, l'etica di un feto non nato ma che è una persona nella nostra etica, quella che è una medicina basata sull'evidenza di cui ci facciamo tanti tanto forti, in realtà sembra completamente sgretolarsi di fronte alle espressioni di "ma secondo me". Un secondo me che non è soltanto dei pazienti, ma un secondo me anche della classe medica, come se le mie evidenze sono diverse dalle sue evidenze. Quindi ognuno ha le sue evidenze che può vendere come secondo me. Questo è un punto. Secondo punto, ci siamo lasciati travolgere dalla paura, noi medici, dalla paura medico-legale, per cui laddove noi ci organizziamo e somministriamo un consenso informato, ci stiamo convincendo che quella firma che otteniamo da quella paziente o da quella coppia ci tutela. Può darsi che ci tuteli legalmente, non so quanto ci tutela moralmente, e lo dico da donna oltre che da medico. Perché se noi eravamo diventati bravissimi, avevamo superato quello che era il medioevo, dicendo a delle donne con malattie autoimmune, reumatiche, cardiopatie, eccetera, eccetera, che non potevano avere figli. Quindi gli toglievamo a priori la possibilità di esprimere desiderio di maternità, anche laddove quei bambini arrivavano naturalmente. Siamo passati a qualcosa di diverso, cioè abbiamo adesso un confronto con nuove categorie, le abbiamo già sentite, l'età materna avanzata, le tecniche di procreazione assistita, ma ve ne sono altre su cui non agiamo e che in termini prenatali hanno un peso non solo nella gravidanza e nella mamma, ma anche nel futuro. L'obesità materna, quindi l'alimentazione, ne abbiamo parlato, le anomalie di adesione placentare, ne abbiamo visto un caso, poi vi spiegherò perché, i tumori in gravidanza, ma c'è un'altra categoria, che è quella delle persone non economicamente forti, ormai ce ne sono tanti, o i migranti che si trovano al di fuori del loro contesto. Quindi Lancet nel 2016, in maniera molto, molto provocatoria, pubblica un articolo dove dice che la medicina prenatale nel mondo è una medicina fatta o di troppo poco e troppo tardi, quindi questo comporta alta mortalità, alta morbidità, o una medicina fatta di troppo, sappiamo tutti che non esiste più donna che non fa ecografie, non esiste più donna che non fa il NIPT, il DNA fetale, come se il DNA fetale fosse un emocromo che noi richiediamo, troppo e anche a volte troppo presto, laddove il troppo presto può significare un falso positivo che può portare a delle scelte anche su un proprio bambino che è assolutamente sano. Quindi lavoriamo diversamente, lavoriamo con fattori culturali diversi, con abitudini di vita, con fattori socio-economici diversi. D'altro canto lavoriamo appunto con dei rischi che stiamo inducendo noi. Perché mi ha molto colpito l'esperienza della relatrice precedente quando diceva nessuno mi parla, mi aveva parlato nell'approcciarmi alle tecniche di aiuto ad avere un bambino, di quelli che erano i rischi che io potevo affrontare. Nessuno racconta a queste donne che hanno un rischio di prematurità, un rischio di disturbi ipertensivi,
un rischio ovviamente di complicanze al parto, beh, per quanto poi riguarda l'ovodonazione con mondo tutto a parte, molto spesso cominciamo noi ad analizzare quelle che sono le conseguenze sulle anomalie genetiche, geniche o meno, e tutto il resto, ma le conseguenze psicologiche nel dover ammettere che non è soltanto un materiale biologico, ma c'è qualcos'altro, non lo affrontiamo, non lo sappiamo. Quindi che cosa significa terapia? Terapia che si pone tra il diritto di protezione di un embrione o di un feto e quelle che sono le esigenze della madre. Significa probabilmente informare prima che questa gravidanza arrivi, sia che sia spontanea, sia che sia ricercata, che cosa si può fare. Significa che dobbiamo avere in questo momento del mondo che corre veloce e del nostro tempo che è assolutamente ristretto, mirare a una personalizzazione del colloquio, con la coppia, con quella gravidanza, un tailoring che ci costa tantissimo in termini di tempo, di impegno, di conoscenza, ma ci costa soprattutto, in alcuni casi, a dire alla paziente che si rivolge a noi, non sono la persona adatta a te. Ma esiste qualcuno in Roma, in questo ospedale, in un altro posto, che invece si può occupare di te perché ha una specificità che io non posseggo. E poi però parliamo anche dei successi, perché vi sono successi che hanno portato a mediare perfettamente quella che può essere la scelta di trattamento della madre nella tutela anche di quello che provocatoriamente è stato chiamato l'ultimo in questa relazione, ovviamente dell'embrione del feto. Perché? Perché gli studi, tutto l'impegno sull'HIV permette adesso che le madri abbiano un outcome identico a quello delle donne, se si curano ovviamente che non sono sieropositive, e i loro bimbi non sono sieropositivi. Adesso stiamo ormai avviandoci al parto vaginale. Le donne che hanno tumori ginecologici, questo è uno studio pubblicato dal gruppo con cui lavoro, vedete, non vi è una prognosi in caso di tumore ginecologico dei tumori della mammella nelle mamme differente. Certo, affrontiamo un parto prematuro, perché la mamma a un certo punto va curata, ma la mamma può essere trattata con la chemioterapia. L'outcome neonatale, peso non è molto differente, è differente ovviamente dall'epoca a cui nascono, ma l'epoca media non è un'epoca di estremissima prematurità. E poi ci sono tante altre terapie, le terapie biologiche, le possiamo fare, le sappiamo fare, possiamo curare, e la teratologia clinica ha fatto una tale casistica che è in grado di dire se vi sono rischi o no, qual è la sostituzione farmacologica, che cosa fare. L'ultimo punto che voglio affrontare nella cura del nascituro è il taglio cesareo. Il taglio cesareo non è una terapia per la madre. Il numero di indicazioni che viene dato, non estremamente forti, corretti, o le richieste delle mamme è in aumento, soprattutto da parte delle donne che hanno fatto percorsi molto difficili e che arrivano ovviamente dicendo: una gravidanza preziosa, io vedo come sicura la nascita come un cesareo, per cui chiedo questo cesareo. Perché il taglio cesareo non è una scelta ideologica, i dati stanno diventando fortissimi. Nascere mediante taglio cesareo significa non permettere a quel bambino la contaminazione con quello che si chiama microbioma microbiota, che si traduce in termini poi di benessere di quella vita in alterazioni immunologiche, aumento di rischio di obesità, aumento di rischio di allergie. Ci sembra poco? A me non sembra poco, perché se io penso alla mia nipotina e penso che non può andare a giocare con gli altri bambini perché c'è l'allergia o perché c'è il diabete, non penso che quella scelta di nascita senza motivazione mediante taglio cesareo e toglierla dalla contaminazione dei germi buoni sia stata proprio un regalo che le abbiamo fatto. Questa è una cultura forte di terapia. E poi l'aumento, il cesareo aumenta quelle anomalie di adesione placentare. Quindi, da una parte il feto è un paziente, come tale lo dobbiamo rispettare, come tale lo dobbiamo far vedere alle mamme, ma c'è un altro dato che mi ha sempre molto colpito e che ho ereditato dal professor Mancuso. Quando una donna ha una gravidanza, non è vero che la gravidanza finisce lì, perché le cellule del feto vanno a colonizzare gli organi delle mamme e rimarranno lì con un imprinting, con un'influenza che rimane tutta la vita. Quindi quella mamma, tra virgolette, non si libererà mai veramente dell'esperienza gravidanza, come non dovrebbe liberarsi dell'esperienza maternità, no? Ce lo diceva Recalcati, stamattina è stato affrontato proprio questo tipo di aspetto e di approccio. Quindi esiste un traffico materno-fetale, fetale-materno. E poi le malattie autoimmuni ovviamente sono la riprova scientifica che questo succede.
Voglio concludere soltanto dicendo che terapia, mi piacerebbe ovviamente come a tutti che non parlare di terapia ma parlare di prevenzione, cioè non avere bisogno della terapia. I primi 1000 giorni della vita del prodotto del concepimento sono importanti perché noi dovremmo agire sulla conoscenza, sulla prevenzione, sulla perdita di peso, su come mangiano, sull'acido folico, sulle vaccinazioni senza averne paura. Questo ci porterebbe a ridurre la necessità di scelte, ovviamente, e preparare anche alla maternità, perché è vero che anche nella buona medicina e nelle stagioni dell'etica tanto è cambiato, però io credo che ognuno di questi principi non è diverso dagli altri, non è un'evoluzione, servono tutti. Serve il principio del trattamento migliore per il paziente, serve quello che è il rispetto dell'autonomia del paziente, però laddove il paziente è formato correttamente. Sicuramente dobbiamo offrirgli il meglio di quello che noi abbiamo a disposizione, perché in questi termini non c'è responsabilità del medico, c'è la responsabilità medica di affrontare quello che sta succedendo. Così che il titolare della cura è la mamma, il medico, è un engagement, è un percorso insieme in cui noi ne sappiamo di più, ma la mamma viene portata con noi, perché questo l'ho imparato, diciamo, lavorando proprio con le mamme. Quello che le mamme hanno diritto è a non aver paura, è quello che noi gli dobbiamo regalare, non aver paura anche nelle condizioni estreme, noi non dobbiamo aver paura e per non aver paura non le dobbiamo lasciare da soli, perché la solitudine delle mamme, anche quelle che hanno un figlio, in questi giorni il numero di suicidi che le cronache ci racconta sono sempre di più, è una grande tristezza perché sta diventando una tragedia di proporzioni enormi. E perché tutto questo cominci a rifunzionare nella maniera giusta, credo che dobbiamo imparare a comunicare. E non è una cosa difficile, perché comunicare non è che ci vuole molto tempo, forse servono dei corsi, noi medici non sappiamo comunicare, le parole pesano tantissimo e quando noi usiamo la parola sbagliata, per noi è una parola, per quella mamma, per quella coppia, può essere il motivo di fissazione, di imprinting e di decisione. E quindi per comunicare in maniera corretta serve un equilibrio interiore nostro, una cultura umanistica, una maturazione intellettuale. Se ci fate caso, questi si richiamano a carisma, importanza del referee culturale, anzianità, che era il motivo per cui questa relazione era stata affidata al professor Scambia, sostanzialmente. Insieme a queste cose, eravamo partiti ovviamente con gli squali, ovviamente la speranza è che prima o poi tutti quanti insieme, noi, le mamme, l'embrione, il feto, chi si occupa di fecondazione assistita, chi si occupa di diagnosi prenatale, di prevenzione, di epidemiologia, lavoriamo tutti insieme, navighiamo in acque tranquille, queste sono le acque del mio paese, Trebisacce, questo è il tramonto di Trebisacce, io questo weekend dovevo essere lì, ma con piacere ho sostituito il professor Scambia. Grazie, complimenti. Veramente eccezionale. Anche questa sottolineatura che ci mostra come quando la Chiesa propone il bene della persona non sta facendo propaganda religiosa, cioè non è qualcosa che riguarda soltanto il cattolico, è un qualcosa che riguarda l'uomo. E poi la cosa bellissima, come lei giustamente aveva sottolineato, se noi parliamo di dati scientifici ci ritroviamo tutti, c'è il ricercatore serio, il ricercatore onesto, perché purtroppo quando l'ideologia entra nel mondo medico, e purtroppo dobbiamo dire che le avvisaglie di questa contaminazione sono a 360 gradi, è una cosa impressionante proprio, abbiamo visto anche nelle relazioni precedenti, no? Quando l'ideologia entra nel mondo medico tutta l'umanità è messa a rischio. E qui ritornano giustamente anche le riflessioni che mi permetterò poi di sottolineare un po' anche nelle conclusioni, no? Cioè dove il Vescovo anche nella sua pubblicazione sottolinea, attenzione, se noi prendiamo quella strada porta alla morte, lo dobbiamo sapere prima, non dobbiamo fare come appunto è avvenuto per le altre, chiamiamo così, anticipazioni che San Paolo VI ha fatto con l'umane vite. Ebbene, veramente, grazie veramente di cuore, perché ecco di nuovo ancora una volta vediamo quanto è importante, che poi lei ha utilizzato un termine che nel mondo nostro religioso anche è molto diffuso, no? Lei sa molto bene, no? Che i Vangeli
sinottici, non sono quattro ma sono cinque oggi, no? Ecco, quindi giustamente oltre ai quattro evangelisti che noi conosciamo c'è anche il quinto, che è il Vangelo secondo me, per cui le persone oggi agiscono e decidono non secondo l'insegnamento del magistero oppure anche, se vogliamo, l'insegnamento evangelico, ma secondo me, e prendono delle cantonate enormi. Grazie veramente di cuore, perché vediamo come si cammina insieme, molto importante. Ecco, io credo anche che sia per noi, per la nostra diocesi, questo convegno sta dando un po' degli input di quanto sia necessario. Tra l'altro questo qui, devo dire ancora una volta, è stato proprio fin dall'inizio, all'arrivo del Vescovo. Dunque, il Vescovo ha una profonda fiducia nelle istituzioni. Lui lo ha detto in tutte le maniere e tutte le iniziative, adesso a un anno dal suo arrivo qui da noi, ce lo hanno dimostrato. Le istituzioni politiche, le istituzioni, chiamiamo così, giudiziarie, le istituzioni economiche, cioè su tutti i piani, cioè lui ha una grande fiducia. E la cosa bellissima è che lui le chiama tutte a raccolta, dicendo: guardate, dobbiamo essere protagonisti di questo futuro che sta davanti a noi, dipende da noi, non ci nascondiamo dietro un dito, guardiamo la realtà, e la realtà ci dirà anche in che modo procedere per il nostro futuro. La ringrazio ancora una volta perché le ha toccato anche proprio questi aspetti. Bene, adesso andiamo al prossimo argomento, che sarà che cosa c'è dietro la siepe nel prossimo futuro. Grazie alla professoressa Antonella Giancorti, ecco, questa volta ci siamo. Ecco, lei è la ricercatrice confermata presso il Dipartimento Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Scienze Urologiche dell'Università della Sapienza di Roma, ed inoltre svolge attività didattiche presso diverse scuole. Inoltre è autrice, ho visto, di più di 120 pubblicazioni scientifiche. Grazie veramente di cuore per la sua presenza in mezzo a noi. Grazie, volevo ringraziare gli organizzatori per l'invito, ringraziare Monsignor Leuzzi e porgere i saluti da parte del professor Benedetti Panici, che purtroppo non è potuto venire a questo convegno. Allora, cosa c'è dietro la siepe in un prossimo futuro? Intanto consideriamo... consideriamo che c'è sempre un aumento della richiesta da parte dei pazienti di tecniche più sofisticate di diagnosi prenatale, e noi, anche le mamme con i social network, vengono continuamente stimolate. Noi ci troviamo di fronte, affrontiamo quindi questa situazione, il feto diventa un piccolo paziente e quindi noi ci troviamo in mezzo, insieme ai genetisti, a fare delle consulenze per questi pazienti, per le mamme che ci chiedono sempre di più dei test. In particolare, come è stata l'evoluzione delle tecniche di screening della diagnosi prenatale? Negli anni 70 era l'età materna che dava le indicazioni a effettuare o meno dei test. Man mano, nei decenni successivi, vediamo che questi test sono diventati sempre più specialistici, dal triple test alla traslucenza al B-test, e nella detection rate di questi test è aumentata enormemente, fino ad arrivare al cell-free DNA test, che ha determinato un aumento della detection rate del 99%, quindi molto elevata. E un'attenzione particolare quindi a effettuare dei test di screening proprio per ridurre quelli che sono i test invasivi, per preservare sempre di più il feto, naturalmente. Parliamo dei test di screening e dei test diagnostici. Vediamo come prima i test di screening si effettuavano soprattutto intorno al secondo trimestre, mentre attualmente siamo concentrati nel primo trimestre, quindi a 12 settimane. E anche i test invasivi, quando noi troviamo qualche problema, prima si effettuavano intorno con l'amniocentesi alla 16ª settimana, adesso si tende sempre di più ad anticipare questa diagnosi con la villocentesi. Comunque, in generale, noi ci ritroviamo adesso ad avere un numero inferiore di test invasivi, perché diciamo, si tende sempre di più a sfruttare questa nuova tecnologia. In un'indagine Istat vediamo come il numero delle amniocentesi in un decennio è diminuita enormemente,
con un lieve aumento delle villocentesi e in generale il numero dei test invasivi è diminuito. Quindi questo ci conforta nel preservare ovviamente la gravidanza. Che cos'è questo NIPT? Questo NIPT è stato introdotto grazie agli studi degli americani e dei giapponesi nel 2011 anche in Italia e viene utilizzato come test di screening. Si fa a partire dalla decima settimana, non fa parte dei LEA, quindi non è sovvenzionato dalla struttura pubblica e soprattutto è uno screening utile per le diverse trisomie importanti, cromosomi sessuali e anche alcune alterazioni strutturali dei cromosomi. Soltanto in due regioni, la Toscana e la Puglia, effettivamente le regioni sono interessate, intervengono nel rischio intermedio, pagando un ticket possono fare i pazienti nelle strutture pubbliche questi test. Vediamo però, è importante per poter fare questo test che la concentrazione del DNA fetale sia pari circa al 3-4% con una situazione ottimale maggiore dell'8%. In uno studio che abbiamo fatto noi sulle microdelezioni, in un'elaborazione, in una review, abbiamo visto che anche la detection rate per le microdelezioni è abbastanza elevata. E per quanto riguarda la detection rate per le diverse trisomie, vediamo che è molto elevata per la trisomia 21, un po' meno per le altre aneuploidie. Cosa determina la concentrazione del DNA fetale? Vediamo intanto che il DNA fetale aumenta con l'epoca gestazionale, aumenta nelle gravidanze gemellari e nei pazienti, nei feti affetti da trisomia 21. Diminuisce quando aumenta il peso materno, cioè per un BMI elevato la concentrazione del DNA fetale è diminuita. Quando ci sono delle anomalie placentari, nelle pazienti che fanno la PMA e nei feti affetti da trisomia 13 e 18 e nei pazienti che fanno la terapia anticoagulante. Vediamo che nella gravidanza gemellare la concentrazione per ogni gemello è minore rispetto alla singola gravidanza. E risulta non specifica ovviamente per il feto, per cui quando si fa una diagnosi di un eventuale problema bisogna effettuare su tutti e due i gemelli la diagnosi invasiva. In uno studio effettuato su 5.267 pazienti si è visto che la concentrazione del DNA fetale per un BMI inferiore di 24 è del 12% e del 7% per un BMI superiore a 24. Quindi vediamo come è importante in fase di counseling consigliare le pazienti con un BMI elevato di eseguire magari il test più spostato nella settimana, quindi di non farla tipo alla decima settimana, ma di farla intorno alla dodicesima, quindicesima settimana. E poi un'altra cosa caratteristica è che quella sensibilità per questo test varia a secondo dell'età, ed in particolare la detection rate, il valore predittivo positivo. Per esempio prendiamo la trisomia 21, vediamo che abbiamo un'alta sensibilità e specificità, mentre il valore predittivo per un paziente di 25 anni è del 33%. Diversamente questo valore predittivo è per una paziente di 40 anni, vedete che aumenta enormemente. I genetisti americani hanno elaborato questo calcolatore dove inseriscono la risposta del NIP, per esempio trisomia 21, considerano l'età della paziente, elaborano quella che è la sensibilità e la specificità e calcolano quello che è il valore predittivo del 51% con un falso positivo del 49% a 25 anni. Diversamente a 40 anni vediamo, facendo lo stesso con il calcolatore, quindi spostando soltanto l'età, vediamo come la sensibilità, il valore predittivo è del 93% con un falso positivo del 7%. Quindi c'è una reale differenza quando facciamo il counseling con la paziente con una risposta di una patologia, diciamo di sensibilità e di valore predittivo. Differenza tra test combinato, il famoso B-test, e il NIPT.
vediamo che c'è una differenza del, per il NIPT del 99% contro l'85% del test combinato, i falsi positivi sono notevolmente ridotti, 0,4%. Ma dobbiamo offrire a tutte le pazienti questo test, a tutte le gravidanze, oppure limitare unicamente l'offerta alle pazienti che ha effettivamente un rischio? Cosa fa la sanità pubblica? La sanità pubblica di solito offre attualmente soltanto il test combinato, non offre il NIPT. E quindi in una Cochrane effettuata c'è, diciamo, la proposta di offrire il NIPT alle pazienti con test contingente positivo, oppure di offrire il NIPT a tutte le pazienti, oppure il NIPT come sostitutivo di cariotipo. Si vede che nel rischio combinato, nel test con rischio combinato, le pazienti ad alto rischio faranno tutte il cariotipo. Con rischio intermedio attualmente fanno soltanto i markers aggiuntivo, con rischio basso non fanno ulteriori accertamenti. Per quanto riguarda invece il modello contingente, vediamo che nel rischio intermedio si differenzia, perché invece di consigliare i markers aggiuntivi si consiglia di effettuare direttamente il NIPT. Ovviamente il rischio alto farà direttamente il test invasivo e il rischio basso non farà assolutamente nulla. Nel modello sempre della Cochrane, con, diciamo, NIPT first, cioè a tutte le pazienti proporre il NIPT, quindi il NIPT a tutti, chi ha un'altra probabilità di rischio farà l'indagine invasiva, chi ha una bassa probabilità di rischio non farà nulla, chi non ha risposta al NIPT farà o il test contingente oppure il test invasivo direttamente. Quali sono i vantaggi? I vantaggi è una migliore detection rate di questo test per la trisomia 21, uno screening precoce, quindi a 10 settimane, un basso tasso di falsi negativi e una fondamentale riduzione dei test invasivi che sicuramente, diciamo, non essendo rischiosi per la paziente, migliora quindi l'andamento della gravidanza. Gli svantaggi sono legati ovviamente agli alti costi e alle perdite dei benefici che invece sono importanti dell'ecografia del primo trimestre. Infatti l'ISWOG dà indicazioni di fare sì il NIPT, però di non sottovalutare l'importanza dell'ecografia del primo trimestre. Quindi importantissima associare al NIPT anche l'ecografia della dodicesima settimana con la traslucenza. E qui il modello di piramide rovesciata di Nicolaides, dove tutto parte, tutte le indagini partono dalla dodicesima settimana in poi. Vediamo in una retta se da una parte c'è lo screening, dall'altra ci sono i test diagnostici. Dove si colloca il NIPT? Si colloca molto vicino ai test diagnostici, però non può essere considerato un test diagnostico. Si può considerare come un test di screening avanzato e come tale deve essere attualmente considerato. Quindi non si può fare, diciamo, nessuna consulenza senza consigliare alla paziente, se la risposta è positiva, di effettuare un altro test più invasivo. Ecco, tutte le società, l'ISWOG, la società canadese e gli American College sono tutti concordi nel dire che non si può assolutamente sostituire il NIPT al cariotipo. Vediamo adesso la diagnostica per immagini. Siamo partiti con l'ecografia 2D, poi l'ecografia 3D, 4D, la risonanza, la fusion e la spettroscopia. Queste sono le diverse cose che abbiamo effettuato. Vediamo quelle che sono le differenze tra l'ecografia 2D e 3D e per quanto riguarda la valutazione della biometria fetale, l'ecografia 2D e 3D non hanno particolarmente differenze. Invece per quanto riguarda alcune sostanziali ricostruzioni per poter fare diciamo, delle diagnosi difficili, sicuramente la suite del 3D è molto importante. La valutazione 3D ha dei vantaggi perché acquisisce le immagini e poi in un momento qualsiasi si possono rivedere e ha un ruolo fondamentale
per alcune diagnosi specifiche come per esempio il multiplanar mode per la valutazione delle anomalie del corpo calloso, che oltre a farci evidenziare la presenza assenza, che si può fare anche con il 2D, è importante perché ci fa anche valutare la lunghezza e lo spessore, che è importantissimo definire per effettuare al meglio delle consulenze genetiche, un counseling con il paziente. Vediamo un'altra tecnica per fare una migliore valutazione superficiale, l'electronic scalpel, che riesce a praticamente eliminare tutti gli artefatti di modo che il feto si può vedere al meglio. Ecco qui delle immagini rappresentate di questa tecnica. Poi il 4D invece ci consente di fare soprattutto l'acquisizione e l'elaborazione di tessuti in movimento, come appunto il cuore, il cardiostick. Quindi si può calcolare la frequenza, studiare alcune anomalie e anche gli efflussi cardiaci. Poi quando fare la risonanza magnetica? La risonanza magnetica si fa dalla 19ª settimana di gestazione. I vantaggi sono che non è ostacolata dall'habitus materno, ha una buona risoluzione, però i limiti sono legati al fatto che non c'è flusso in real time, genera ansia materna, la marcata obesità non può eseguire questo esame, ha una risoluzione spaziale dipendente dalla presentazione, è molto costosa, difficilmente ripetibile ed è ostacolata dai movimenti fetali. Vediamo che sia la risonanza magnetica che le ecografie sono complementari, però sicuramente per le anomalie del sistema nervoso centrale la risonanza magnetica ci aiuta moltissimo a definire quelle che sono alcune patologie. Poi, confrontando l'ecografia standard, la neurosonografia e la risonanza, vediamo come la neurosonografia è equivalente alla risonanza, soprattutto nella diagnosi delle anomalie encefaliche. Quindi è molto importante, diciamo, ovviamente la neurosonografia è affidata però ad operatori esperti. Quali sono le indicazioni? Le indicazioni a effettuare la risonanza sono ventricolomegalie, lesioni sospette alla neurosonologia, come anomalie della girazione, organizzazione neuronale, queste ovviamente si evidenziano meglio con la risonanza, malattie genetiche, quadri sindromici, trasfusioni feto-fetali, infezioni virali accertate, quindi con liquido amniotico positivo, malformazioni del distretto craniofacciale oppure anche masse sospette craniofacciali. Vediamo quelle che sono le indicazioni. L'indicazione assoluta di eseguire la risonanza magnetica è data dalla presenza, dal sospetto dell'ernia diaframmatica. Però anche alcune anomalie del collo, del torace e dell'addome possono aiutarci, possiamo avere delle buone notizie con la risonanza. Per quanto riguarda invece altre caratteristiche, patologie come la placenta increta e percreta, la risonanza magnetica vediamo che ha sicuramente una migliore sensibilità rispetto all'ecografia. L'ISUG ha dato delle indicazioni in una scala da 0 a 7 per eseguire la risonanza magnetica, dando assolutamente una indicazione per l'anomalia della fossa cranica posteriore, corpo calloso, microcefalia, difetto del tubo neurale oppure anche altre anomalie neuronali. Siamo passati però dalla risonanza 1 Tesla e mezzo, attualmente la risonanza 3 Tesla, che sicuramente ci dà migliori risultati per quanto riguarda i dettagli. L'unico svantaggio è che dura molto di più, quindi soprattutto nelle gravidanze è più difficile da eseguire e ci sono numerosi artefatti di movimento. Quindi consideriamo, il passato era rappresentato dalla risonanza 1 Tesla e mezzo, attualmente eseguiamo esami con 3 Tesla e il futuro, che diciamo già a Parigi in Francia stanno facendo degli studi sul 7 Tesla per avere, ovviamente vedete queste tre immagini, delle immagini differenti. Un'altra tecnica che noi abbiamo utilizzato per motivi di studio soprattutto è il real time virtual sonography, cioè la valutazione su un display sia di immagini ecografiche in real time e anche di immagini in real time acquisite precedentemente con la risonanza magnetica.
questo tipo di accertamento è limitato unicamente a funzione di ricerca, non a scopo diagnostico per il momento. Quindi viene eseguita prima la risonanza al feto, viene salvato su un dischetto l'esame, viene inserito in un apposito software dell'apparecchio ecografico, vengono connessi e si vede, si comincia la sincronizzazione sul piano assiale a livello soprattutto dell'asse della testa. La fusion ovviamente è un esame molto costoso, sia la risonanza che la ecografia devono essere effettuate a distanza di poco tempo, perché poi se il feto si sposta ci possono essere dei problemi e deve essere effettuato da operatori esperti, anche perché con il movimento fetale spesso ci troviamo di fronte a un cambiamento di posizione. Ecco qui un'immagine della fusion, vediamo come a destra ci sta la parte ecografica, a sinistra la risonanza, vedete che la risonanza acquisisce una certa dinamicità come per l'ecografia. Questa è un'altra immagine, sempre in sagittale, di un feto con una ventricolomegalia, e vedete che appunto sia l'ecografia che la risonanza ci aiutano a formulare migliore diagnosi. Per concludere, la spettroscopia, che cos'è? Un'indagine, sempre, anche questa non invasiva, che ci consente di individualizzare i metaboliti, e questo creando uno spettro legato appunto a questi impulsi possiamo specificatamente vedere quelle che sono le caratteristiche delle strutture anatomiche. In particolare le variazioni determinate dalla ipossia perinatale latente, delle anomalie dello sviluppo fetale, dai feti UGR o SCA, oppure in casi in cui ci sono errori congeniti del metabolismo. Quindi questi cambiamenti metabolici a livello encefalico danno un'indicazione, e questo ovviamente è sempre in fase di studio, di un eventuale possibile danno neuronale. La utilizziamo anche e soprattutto nei feti con sieroconversione per citomegalovirus, che sappiamo che ha un tropismo per l'encefalo. Per concludere, il NIPT è un test di screening che è soprattutto molto sensibile per le trisomie 21, 13 e 18, però bisogna associare a sempre l'ecografia del primo trimestre. L'evoluzione, la performance diagnostica, sì, sicuramente ci sono nuove tecniche per ecografiche, ma l'ecografia 2D rimane sempre il gold standard per lo screening nella 20ª settimana. Integrare col 3D e la risonanza è sicuramente utile per una migliore definizione della patologia malformativa sospettata, e l'utilizzo di nuove tecniche come la fusion o la spettroscopia può aiutare a migliorare la definizione della patologia, e soprattutto quando noi concludiamo il caso con il counseling genetico. Grazie. Grazie professoressa, perché ancora una volta si sottolinea l'avanzamento, no, delle scienze mediche per quanto riguarda appunto la cura della vita prenatale. Ecco, perché giustamente tutto quello che lei ci ha detto ha un senso bello quando è mirato, come ci diceva giustamente prima il professor Ciavattini, alla tutela, alla cura, alla sacralità, rispettando la sacralità di quella vita nata in quel grembo. Ha un senso micidiale se invece si applica quella cultura del perfetto che naturalmente distrugge i nostri adolescenti, distrugge gli adulti e distrugge naturalmente anche i bambini in grembo alla mamma. Infatti è importantissimo parlare con i pazienti quando definire, quando si fa qualche indagine, appunto, che non si può vedere tutto, e che nel momento in cui si accetta una gravidanza si deve accettare anche un eventuale problema che non si può diagnosticare. Okay. C'è la possibilità appunto di intervenire, come giustamente ci diceva il dottore, perché è una parte della nostra vita. Quindi certo, quel bambino che è nato ha diritto alle cure, ecco, anche se appunto si trova ancora nella condizione prenatale. Molto bella, grazie di cuore. Non voglio citare invece il caso di una coppia della mia parrocchia, perché rovinerebbe la bellezza di quello che adesso la dottoressa ci ha detto, perché è stato un caso veramente
per me allucinante, l'ho condiviso insieme con loro, e che poi in realtà si trattava di una bellissima bambina, Francesca, che è nata da loro con la sindrome di Down, una bellissima bambina. Ma non vi dico che cosa sono stati sottoposti questa coppia in questo tempo in cui in pratica, ecco, questa mamma portava questa vita nel suo grembo. Ecco, però, ripeto, non voglio citare perché è molto bello quello che ho già detto, rimaniamo con questa bellezza. Bene, abbiamo l'ultimo intervento, questo naturalmente ringraziamo tantissimo il professor Duini, che è l'organizzatore di tutto ciò che noi stiamo anche vedendo, insieme con il Vescovo, hanno lavorato a stretto braccio proprio per realizzare la straordinarietà di questo convegno. Ecco, quindi la ricchezza noi stiamo sperimentando tutti quanti insieme, e adesso lui, il professor Arduini, farà l'ultima relazione con il tema etica nelle scelte terapeutiche. Grazie professore. Beh, vorrei precisare che in realtà il congresso non lo abbiamo organizzato noi e Don Enzo, è nato storicamente, però sono stati tutti i professori ordinari di tutte le università dell'Italia centrale che tutti insieme si sono messi e hanno deciso di portare avanti questo progetto. E la mia non è una relazione finale, ma è semplicemente la presentazione del testo. Giusto per coloro i quali non ci hanno frequentato negli anni scorsi, perché siamo usciti fuori dalla nostra regione, vi volevo raccontare due secondi come nasce questa storia. Cioè, Don Enzo è stato per noi sempre a Roma un grande così, attivista nell'ambito delle università, sempre attivista sia perché secondario anche alla sua cultura medica, come medico anche lui, ma anche perché è sempre stato molto vicino a noi, alla nostra ricerca, alle nostre cose. Quindi tantissimi anni fa partorì lui, perché l'idea fu sua, partorì questa idea di fare questa riunione annuale nelle facoltà di medicina romane, ed ogni anno avremmo dovuto, cosa che abbiamo fatto, affrontare un solo argomento e su quell'argomento andare a produrre delle nostre argomentazioni e poi alla fine tirar fuori un documento di riassunto di questo argomento. È stata una cosa che è nata un po' in sordina, come oggi, qui, e poi via via è cresciuto e ha dato anche dei risultati incredibili, perché noi siamo finiti su tutti i giornali nel 2004, 2008, se non mi ricordo, forse il 2004, quando portammo avanti un discorso sull'etica nell'assistenza del gravissimo pretermine. Lì ci fu uno scontro mediatico pazzesco. Questa nostra lettera banale, che è una simile a quella che scriviamo oggi, però molto ricca di, fu chiamata il documento di Roma, fu chiamato addirittura. Abbiamo avuto un'ispezione da parte del Ministero della Salute perché andammo contro determinati dettami. Dopo 8 mesi l'Istituto Superiore di Sanità prima e il Consiglio Superiore di Sanità poi diedero ragione a quello che noi avevamo scritto e avevamo firmato, e quindi questa storia è andata. E per cui ci sono state tante altre avventure che abbiamo percorso insieme. Perché? Ma perché in realtà, non perché noi siamo professori universitari, ma medici, perché noi giornalmente ci troviamo impelagati in situazioni di questo tipo, l'abbiamo viste oggi, l'ultima relazione, la penultima, quella di Ciavattini, quelle altre. Vi hanno dimostrato, alcuni di voi che non fate parte del mondo della sanità in maniera così diretta, vi avrebbero dovuto far comprendere la difficoltà nella quale noi ci troviamo ad operare. Perché è verissimo che noi oggi ci troviamo a poter dire facciamo una risonanza magnetica a questi feti, però poi alla fine la madre ci domanda, sì d'accordo, ma alla fine qual è il risultato, qual è l'affidabilità, che cosa significa valore predittivo positivo, valore negativo, significatività, specificità. Cioè, noi parliamo di termini che molto spesso non sono chiari. E questo ci porta a dei grossi problemi, perché stamattina c'è stata la discussione che ha aperto le UZI, come al solito, perché, dicevo, è provocatore,
la discussione sulla libertà della ricerca, cioè su che cosa noi in realtà siamo disponibili ad effettuare, quali sono i nostri obiettivi, eccetera, da un lato, e dall'altro lato qual è l'informazione che noi dobbiamo dare. Cioè, questi sono tutti problemi grossi sui quali noi ogni giorno ci dibattiamo, sempre tutti insieme. A volte ci confrontiamo, cioè ci telefoniamo, io ho questo caso, tu che cosa faresti, ci trasferiamo le informazioni, le immagini, cosa avete, eccetera. Però a dimostrazione che c'è un grandissimo disturbo psicologico della nostra realtà. E allora anche quest'anno abbiamo fatto la nostra bella lettera. La nostra bella lettera che comincia con, io ci sono dei punti rossi e dei punti in negretto. Dei punti, la medicina non è solo tecnologia. Questo è un passaggio basilare sul quale noi non possiamo assolutamente trascendere. Nella cultura medica della mia classe medica, della mia classe anagrafica, la tecnologia c'entrava molto poco. È cresciuta, io sono cresciuto con la tecnologia. Nella classe medica attuale, degli specializzanti di oggi, la tecnologia è tutto. Ed è un discorso veramente devastante. Veramente devastante. Noi oggi non lavoriamo più guardando il paziente, ma lavoriamo giù guardando la risposta degli esami. C'hai 8 di emoglobina, quindi stai male. C'hai 12 di emoglobina, quindi stai bene. E abbiamo completamente abbandonato il discorso del rapporto, in particolare nel nostro campo, nel quale noi ci troviamo a operare su 3 pazienti, sulla mamma, sul papà e sul feto. E noi molto spesso ci dimentichiamo, parliamo con uno, parliamo con l'altro, molto spesso ci dimentichiamo proprio il terzo, il convitato di pietra, quello che, noi qui abbiamo definito individuo trasparente, cioè che non vediamo. Eppure è un individuo che sta là, però esiste, però per noi diventa spessissimo trasparente. Noi parliamo con la mamma. Cioè. E quindi noi stiamo perdendo, e lo scopo di queste prime 3 frasi, prime 3 righe, è la valutazione complessiva della persona. Perché? Perché questo vale per tutto l'arco della medicina, non solo per l'ostetricia e ginecologia, ma vale maggiormente per noi, perché noi ci troviamo ad operare su situazioni, per esempio la sterilità. Io voglio a tutti i costi un figlio, mi sono creato quest'idea di poter suggellare questa coppia con la nascita di un bambino, l'infertilità, stiamo provando ad avere bambini, abortiamo sempre. La medicina prenatale, facciamo la risonanza magnetica a questo bambino, che cosa c'ha? L'oncologia. Io rifiuto il concetto di morire. Se io ho un tumore e sto morendo, la colpa è tua, medico, perché non mi stai curando bene, perché non si può morire oggi. Ecco, noi ci troviamo di fronte a una popolazione estremamente fragile, perché è una popolazione che ci chiede quello che noi spesso non possiamo dare, quello che purtroppo noi non riusciamo, grazie alla non perfezione delle nostre tecnologie e alla nostra personale imperfezione, non riusciamo a dare. Però sono popolazioni alle quali, come prima diceva la professoressa Caserta, persone alle quali per un problema di sterilità sono disponibili a pagare quello che voglio. L'oncologia, per curarmi, io vado in capo al mondo pur di non morire per questa paura, questo terrore di un evento che noi dobbiamo pensare che è naturale. Cioè, non si sfugge alla morte, potrà avvenire un po' prima, potrà avvenire un po' dopo, però alla fine avviene. Cioè, dobbiamo cercare di capire, riportiamo la realtà in quello che è. E in tutto questo, dicevo, i nascituri. Qui abbiamo scritto con noi colleghi, individui anche loro con precarietà biologica legata al fatto che sono madre dipendenti. La precarietà biologica, non devono essere considerati come individui trasparenti. Cioè, questo è importante. Io, adesso non mi ricordo chi è stato, uno dei relatori a un certo punto ha parlato del feto come paziente. Bene, io vi vorrei ricordare, perché voi, molti di voi non erano ancora nati, nel 1982 fu fatto un bellissimo congresso a Milano. Il titolo del congresso fu "Il feto protagonista della gravidanza". Perché? Perché noi venivamo da una cultura nella quale la madre
era quella che dava la vita al feto, si trasformava, si contorceva pur di far crescere questo bambino. E siamo passati in un momento scientifico in cui è il feto che induce la madre a modificarsi per i propri interessi. Quindi il feto è protagonista, non è un albero, una mela attaccata all'albero di mela, per cui c'è il sole, ci sta la linfa, cresce la mela, cade la mela, mi mangio la mela. Non è così. È la mela che induce l'albero a modificarsi nel livello naturale. Quindi questi feti, che noi li consideriamo trasparenti, non è vero. Sono dei feti che stanno addirittura dialogando con la madre, con un dialogo che è totalmente diverso da quel dialogo che stiamo facendo noi. È un dialogo neuro-ormonale, però parlano, inducono delle modificazioni nell'organismo materno molto diverse da quello che possiamo fare dopo. E allora, di fronte a questo, dobbiamo prendere delle decisioni cliniche che devono avere un certo metro di valutazione e di giudizio, nelle ultime due righe. Perché? Perché se no non possiamo correre appresso all'informazione su internet. Hanno scoperto che vedendo con l'ecografia si vede se il feto sta con l'orecchio in giù o l'orecchio in su, potrà essere un feto più intelligente o portatore o capace di fare l'avvocato o di fare l'ingegnere. Non è vero, non c'è metro di giudizio. E allora, vedete, noi nel 2004, quindi tanti anni fa, in uno dei tanti documenti, dicemmo, questo in quell'anno si parlava del problema della fertilità, dicemmo, guardate che la fertilità purtroppo è percepita in maniera contrastante. Alcune donne, alcune coppie non vogliono figli, quindi la fertilità è una malattia, devo prendere la pasticca per non avere figli. Dall'altra invece è un diritto. Io ho diritto di essere fertile. Tu hai il dovere, come medico, di dovermi fare un figlio. Quindi se tu non curi la mia malattia, la fertilità, non mi dai la pillola giusta, o sono cambiato idea, non mi dai il figlio giusto, e questo è il problema. Cioè noi abbiamo trasformato, questo è nel 2004, abbiamo trasformato dei concetti del tutto naturali in qualcosa che erano delle patologie in positivo o in negativo. E quindi abbiamo dimenticato che la fertilità è un dono, è una responsabilità che si deve conoscere e correttamente tutelare. E questo è importante, quindi dobbiamo fare una corretta diagnosi, dobbiamo fare una corretta terapia. E allora ecco l'esplosione della tecnologia. Io ricordo perfettamente che nel 1982 io andai a Cagliari come università e mi ricordo arrivai a Cagliari e il direttore della cardiologia di Cagliari mi dice: senta, professor Albini, guardi che qui c'è questa macchina, che era un ecografo, che fa la velocimetria Doppler. Io in realtà non so che farci, ma perché non se lo prende lei? È una specie di mostro enorme, oggi sono piccolissimi. E noi cominciamo a cercare di capire che cosa quella macchina poteva essere utile per noi, che è ribaltato rispetto al fatto che io chiedo all'industria che cosa mi serve e tu mi devi dare quello che vuoi. Noi siamo arrivati all'assurdo che l'industria mi dà la macchina e io ti dico: ah, va bene, allora ci faccio questo. Però, per carità, è andata bene. La velocimetria Doppler da noi, in tutto il mondo, è utilizzata, ha dato un risultato incredibile, però è il sistema che non funzionava. E allora ecco che le tecnologie dedicate molto spesso ci danno diagnosi precoci, più precoci, di cui però non sappiamo bene qual è la reale specificità, che cosa ci possiamo fare. E allora che cosa facciamo? Beh, dice, allora se c'è questo, più questo, lo so subito, lo so talmente presto che ti do subito la pilloletta, l'intervento chirurgico, eccetera. Ma sono cose che sono assolutamente certe, stabilizzate. E allora ecco che noi chiediamo, noi Università dell'Italia Centrale, chiediamo a tutti i colleghi, membri della comunità sanitaria, di un'attenzione alla somministrazione di prescrizioni diagnostiche. Qui avete visto la risonanza magnetica, ma voi non avete idea a Roma quante persone oggi ci vengono a chiedere la risonanza magnetica a livello fetale. Perché ormai tu entri su internet e fai la risonanza magnetica.
che è una cosa allucinante. E quante ci permettono di dire, si permettono di dire, ma come, su internet fanno questo e lei non me lo prescrive, su internet hanno detto che si fa quest'altro e lei non me lo prescrive. Però tutto questo, vedete nel primo punto, nel pieno rispetto della volontà espressa, questo è basilare, perché questo è un altro passaggio importante. Noi siamo obbligati, questo è un punto preciso, obbligati a dare l'informazione corretta, giusta, priva di connotazioni, perché l'informazione è unica, la verità è unica, non è che c'è una verità cattolica, una verità laica, o una verità di sinistra, una verità di destra, la verità è unica. E poi sollecitiamo le autorità, perché noi oggi abbiamo scoperto che se stiamo andando molto più avanti nella diagnosi, però ci troviamo di fronte al problema che le terapie quasi sempre non sono calibrate sulla paziente, la cosiddetta medicina di genere. La donna non è un uomo, il bambino non è un piccolo adulto, sono mondi diversi. E noi oggi, quando sappiamo che quella famosa compressa la dobbiamo dare 2 volte al giorno per 7 giorni, si fa sulla base di un coacervo di una popolazione, uomini, donne, grandi, piccoli, alti, bassi e magri, che più o meno gli va bene così. Ma se noi aumentiamo, esasperiamo la diagnosi, noi dobbiamo per forza esasperare anche la terapia. Cioè, noi non possiamo permetterci di comprarci una Ferrari e poi dire tanto andiamo su una stradina di montagna con le buche. È paradossale. Noi non possiamo lavorare enormemente sulla fase diagnostica e poi dimenticarci che la fase terapeutica, insomma. Guardiamo sulle posologie a livello dei bambini. Ne diamo un po' di meno, ma non esiste il 12 anni, 16 anni, 18 anni, 4 anni, 6 anni. E i media? I media è la nostra grande responsabilità. È colpa nostra, della classe medica, che i media ci crocifiggono costantemente, ma non in senso negativo, che siamo incapaci, ma anche in senso positivo. Voi sui giornali trovate solo i grandi successi della medicina. Vi faccio vedere sul mio cellulare, mentre stavo seduto qui stamattina, mi ha scritto un giornalista: ah, professor Arduini, che fine ha fatto? Perché non mi dà qualche informazione, le faccio un'intervista sulle novità? Stamattina è arrivato. Cioè, che cosa vuoi? Io, se fossi una persona così, mi inventerei quello che ha detto lei adesso, risonanza magnetica, ha detto lei, la Giancotti, risonanza magnetica. E allora quello domani mattina esce con la risonanza magnetica. Allora fai tutti la risonanza magnetica, eccetera, eccetera. Ecco, quindi i media hanno la loro peso di responsabilità, ma hanno anche noi la nostra grave responsabilità. Perché noi li raccontiamo per andare noi sui giornali che abbiamo inventato, che sappiamo, eccetera, eccetera. E 3 giorni fa sono stato intervistato al telefono, perché io, tra le mie altre cose, faccio tante altre cosettine, non faccio solamente. E quindi ho aperto, anzi ve lo dico che ho un grande orgoglio, ho aperto il primo ambulatorio veterinario gratuito per i non abbienti. Sono riuscito a trovare un insieme di veterinari disponibili, eccetera, eccetera, per cui mettiamo i chip a tutti i cani dei non abbienti, perché la polizia, quando prende il non abbiente, io controllo il cane non è il chip, piglio e se lo porta al canile, quella povera bestia, non c'è nessuna colpa. Quindi abbiamo fatto questo. Quello mi telefona, abbiamo saputo, guarda, dico sì, in effetti, ho dato il nome della dottoressa, ma dice, ma lì si può fare, si possono anche operare questi cani? Dico, certo che si possono operare. Questo è un ospedale, anzi, dico, guarda, proprio in quei giorni lì, mentre io stavo lì, avevano operato un cane per un problema di embolia polmonare. È uscito l'articolo sul giornale. Il professor Arduini, mentre stava lì, hanno operato di embolia polmonare un cane di un non abbiente. Per questo vi dico, bisogna fare attenzione quando noi andiamo a parlare con questa gente, perché poi fa la summa delle informazioni, che però quindi è colpa nostra. E quindi ecco qui che la conclusione del nostro documento. Gli estensori si riportano al giuramento ippocratico, nonché al codice etico, ribadendo come primaria
la valutazione della individualità di ogni essere vivente ancora non nato. Questo è basilare, l'individualità di ogni singolo essere. È basilare perché ogni singolo essere, almeno noi crediamo, ogni singolo essere ha diritto, non può essere trasparente, non può essere ultimo, come abbiamo chiamato prima, ma deve essere garantendo a tutti la tutela della vita, salute psicofisica, trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, elargendo un'assistenza completa e perita, scevra da ideologismi e da personali convinzioni, perché questo è la base del fare il medico, questa è la base dell'etica, che è al di fuori del fatto che oggi stiamo parlando con Leuzzi, che se lui sa benissimo che ci sono contrario a dover classificare queste cose. Perché io dico sempre, non è importante essere laici o non essere laici. I principi fondamentali sono presenti, sono lì, non possono essere cambiati. Le leggi fondamentali della termodinamica regolano l'intero universo. Non ci sono delle leggi per la Terra e delle leggi per Saturno. Le leggi valgono per l'intero universo, almeno fino a che non se ne trovino altre. Però così deve essere. E noi come medici dobbiamo richiamare noi stessi all'attenzione e anche di tutti gli altri il fatto che, come esistono le leggi della termodinamica, esistono delle leggi etiche che non sono minimamente interpretabili. Vi ringrazio. Scusate, e quindi volevo ringraziare tutti i nostri colleghi che hanno firmato questa lettera, che mi permetto di leggerli: professor Angioli, l'ordinario del campus biomedico, professor Arduini, l'ordinario di Tor Vergata, professor Benedetti Panici, ordinario della Sapienza, professoressa Caserta, ordinaria della Sapienza, professor Ciavattini, l'ordinario di Ancona, professor Lanzone, l'ordinario della Cattolica, il quale anzi si scusa di essere venuto, ma ha dovuto operare fino a questa notte una paziente con una grave compromissione placentare che in questo momento è in terapia intensiva e quindi non ha potuto andare via, professor Liberati, ordinario dell'Università di Chieti, professor Marci dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avete sentito ieri e che noi ci auguriamo che presto faccia parte di quei cervelli che rientrano in Italia, professor Piccioni dell'Università di Tor Vergata e il professor Scambia, l'ordinario dell'Università Cattolica, che è stato più volte richiamato dalla sua collaboratrice, ma che oggi era impegnato purtroppo anche per uno spiacevole problema familiare e personale. Quindi ringraziamo tutti quanti, credo che l'applauso non vada fatto a me, ma vada fatto a tutti questi qui che quest'anno per l'ennesima volta hanno. E il più grande applauso, secondo me, vada al nostro amico Leuzzi, il quale gli ho detto sempre... al quale ho detto sempre che prima o poi diventerà Papa e se mi fa avere la benzina gratuita in Vaticano. Ecco, questo. Grazie. Grazie, grazie di cuore. Mi permetto anche, proprio in aggiunta a quello che i ringraziamenti che sono stati fatti al nostro Vescovo, nel convegno che ho citato prima, quello lì fatto lì nell'ospedale di Teramo, sulla curare sempre, guarire se possibile, tra le altre cose il nostro Vescovo ha esortato da una parte la classe medica, sanitaria, tutti, dagli infermieri, portantini fino ai medici e professori, dall'altra anche i pazienti, a cambiare rotta, perché non serve a nessuno che gli uni, addirittura quello che aveva detto anche lei, assurdo proprio, no? Cioè che il paziente viene lì e mi dice a me, io voglio questo test, e il dottore mi dice guarda che no, forse non è appropriato, ma no, io lo voglio avere questo test. E quindi un paziente, no, che si assume questo tipo di atteggiamento assurdo, no? Perché giustamente il vescovo sottolineava, ma tu scusa, c'hai il medico, ti affidi, no? Ma oggi non esiste questo fatto qui. Come d'altra parte però, anche da parte medica, non c'è una vera presa di coscienza che questa società li sta strumentalizzando, no? Oggi, forse ieri, no? Sua Eccellenza, anche
ha dato un'altra provocazione molto interessante per me, era interessantissima, un po' alla maniera della professoressa Ricci, no? Che diceva ogni cosa apre un nuovo convegno, no? Perché giustamente il corpo della donna, la donna è strumentalizzata in una maniera brutale, oggi abbiamo parlato anche della maternità surrogata, e le donne che dicono? Niente. Però io devo dire anche la stessa cosa, il mondo medico, no? Cioè sanitario medico, oggi per esempio ci sono questi sintomi che il Vescovo citava, come nei pronti soccorsi di, forse, Pier Giorgio, no, credo che da noi non siamo a questo livello, però nei pronti soccorsi di Roma non ci sono soltanto gli infermieri medici, ma ci sono sempre gli avvocati. Cioè, quella è la figura, dice la scienza, sempre presente. Cioè, perché ovviamente coglie l'occasione, adesso con tutto rispetto anche di quella categoria, coglie l'occasione per, sa benissimo che trova un terreno fertile con questa mentalità, un terreno fertile, e naturalmente, ovviamente, le barzellette si raccontano un po' su quella categoria di persone, a volte corrispondono. Bene, carissimi, io vorrei provare a tirare un po' delle conclusioni che siano anche naturalmente in qualche modo pratiche, se vogliamo, no? Per quanto riguarda questo straordinario lavoro, questo straordinario cammino che abbiamo fatto in questi due giorni. E dobbiamo innanzitutto prendere atto di una cosa. Quindi a 50 anni dall'Umani Vitae si può dire che le conseguenze indicate dal Santo Pontefice, quindi Paolo VI, nell'Umani Vitae si sono verificate tutte. Che cosa ha detto il Papa nell'Umani Vitae? Lui ha detto: gli uomini retti potranno ancora meglio convincersi della fondatezza della dottrina della Chiesa. Questo è il problema. Cioè, se siamo onesti, ci ritroviamo su tutte queste cose. Ma dove sta il fatto di essere, giustamente come diceva lei, cattolico o laico, no? Laico, cioè un laico non può riconoscersi, per esempio un prete, un sottoscritto dovesse dire qualcosa. Ma se è vero quello che sto dicendo, perché non riconoscerlo? È assurda questa cosa. Gli uomini retti, quindi, potranno ancora meglio convincersi della fondatezza della dottrina della Chiesa in questo campo, se vorranno riflettere alle conseguenze dei metodi di regolazione artificiale delle nascite, parole di Paolo VI. Primo, considerino prima di tutto quale via larga e facile aprirebbero casi così all'infedeltà coniugale e all'abbassamento generale della moralità. È vero che da, diciamo sì, dal 68 in poi, se vogliamo, comunque prima anche, si è imposta nel mondo, diciamo sì, sia degli adolescenti, ma non soltanto adolescenti, anche il fatto del sesso come bisogno fisiologico, una cosa assurda. Cioè, un ragazzino, io ricordo aver letto, dunque io ho avuto un fratello, no, che a 55 anni è morto di tumore, sacerdote anche lui era anche psicologo, e quando ha messo a posto le sue cose a Torino, perché lui è vissuto a Torino, e c'erano anche questi test che somministrava, perché lui faceva educazione sessuale anche alle scuole, e i testi di seconda media, le ragazzine di seconda media, tutte facevano questa domanda allo psicologo: quando posso avere il primo rapporto? Cioè, non è che chiedevano qualcos'altro, chiedono stando, quando è che posso avere, tu che sei, quando posso avere il primo? Cioè, perché sono entrate in questa logica che il sesso sia un bisogno fisiologico, una stupidaggine assurda. E questo è quello che si è aperto, questa voragine che si è aperta, appunto rifiutando l'Umani Vitae. Poi l'altro, no? Si può anche tenere conto, parla di nuovo Papa Paolo VI, si può anche temere che l'uomo finisca per perdere il rispetto della donna, e senza più curarsi del suo equilibrio fisico e psicologico arrivi a considerarla come semplice strumento di godimento egoistico e non più come la sua compagna rispettata e amata. Ma io dico, ma dove stanno le donne? Cioè, come fai a rifiutare questa enciclica, no? Quando questa enciclica difende te, donna? Guardate, qui stiamo parlando di più della metà della popolazione mondiale
che dovrebbe in qualche modo prendere questo documento e sventolarlo come un baluardo di sicurezza. Per favore, rimaniamo lì, non ci muoviamo dalle umane vite se vogliamo salvare la condizione della donna. Questo qui il Papa già all'epoca lo diceva come pericolo, cosa che è una realtà attuale, fino alle aberrazioni di cui diciamo così, oggi purtroppo con tutta la questione del gender, no? Che viene purtroppo imposta, dobbiamo dircelo con sincerità, viene imposta a volte anche da parte, diciamo così, ecco, di queste persone, diciamo così, delle istituzioni che si sono aperte all'ideologia, viene imposta anche nelle nostre scuole. Cioè bambini dove tu con questa disforia di genere, no, vengono, perché in Italia adesso è stata data l'autorizzazione di somministrare questi farmaci ai bambini per bloccare la pubertà, non dobbiamo nasconderci dietro queste cose. Oggi purtroppo anche in Italia c'è questa possibilità per un medico di diagnosticare una cosiddetta disforia di genere e di affibbiare a un bambino dei farmaci per poter bloccare la pubertà, così di fare di questo maschietto casomai una bella femminuccia in qualche anno e viceversa. Sono le mostruosità appunto che vengono fuori. Ma la cosa ancora più rimarcante delle conseguenze di cui Paolo VI, che Paolo VI ha indicato in Umane Vite, è questa. E si rifletta, dice lui, anche all'arma pericolosa che si verrebbe a mettere così tra le mani di autorità politiche incuranti delle esigenze morali. Interessantissimo questa cosa. Ebbene, forse credo che ieri sia stato il dottor Marci, credo, che abbia riportato tra le slide molti articoli di giornali all'indomani dell'Umane Vite, no? Moltissimi in inglese, americani, eccetera. Perché è vero che, ad esempio, nel mondo americano l'Umane Vite è stata una bomba atomica. Cioè c'è stata una forma di ribellione feroce da parte di gran parte dell'Episcopato americano. Per non parlare dei preti, naturalmente, noi, no, i nostri sacerdoti, e poi totalmente quel mondo, no, che si è ribellato. Ebbene, questo episcopato, con tutto rispetto, naturalmente, sto parlando di una parte della nostra Chiesa, no, che lavora tanto, se vogliamo, per il bene della persona e che però a volte si trova, diciamo così, in questi vicoli ciechi nei quali si mette. Bene, questo stesso episcopato, nel tempo dell'amministrazione Obama, quindi parlo di qualche anno fa, si è trovato proprio a doversi scontrare con le amministrazioni pubbliche, no? Vi leggo un piccolo diciamo così, spaccato di un articolo che parzialmente io condivido. Comunque lei ha riportato i dati, questa Elena Molinari su Avvenire, no? Lei scrive questo articolo che oggi, cioè, quindi all'epoca parliamo, durante l'amministrazione Obama, si verifica uno scontro frontale fra esecutivo e Chiesa. E questo scontro frontale da che cosa è stato scatenato? È stato scatenato dalla legge di riforma, sapete, la cosiddetta Obamacare, che impone ai datori di lavoro di fornire contraccezione e farmaci abortivi ai loro dipendenti, sfidando il presidente in tribunale. Questa è la situazione, guardate, a 50 anni dell'Umane Vite. Cioè, dobbiamo dire, il Santo Padre ha visto con chiarezza. Però io mi permetto ancora di andare un pochino oltre, perché la pubblicazione che ci offre adesso il nostro Vescovo, come già accennato nella sua relazione, rimanda a qualcos'altro che è un annuncio. A questa situazione, dunque, nella quale le prospettive profetiche contenute nell'enciclica si sono così palesemente realizzate, e voi sapete che uno dei criteri, no, che noi abbiamo, no, per, diciamo così, per discernere sulla profezia è se quel dato, tra virgolette, si realizza oppure no. Ecco, il profeta parla, no? Se quello che dice si realizza, è un profeta. Se non si realizza è un'anania, un ciarlatano, se vogliamo così, no? Bene, noi dobbiamo aggiungere quella parte di profezia che è ancora davanti a noi e di cui forse se ne intravedono già le avvisaglie, ma che non è ancora così palese
come i fatti che ho citato adesso. E così il Vescovo, mi permetto di citare una parte di questa pubblicazione, il Vescovo scrive: di pari passo all'emarginazione dell'enciclica Umane Vite e al diffondersi di una sessualità senza procreazione e viceversa, è la crisi della democrazia formale, propria dei paesi del mondo occidentale, cioè della partecipazione di tutti alla partecipazione di pochi, e per di più con nuove forme di emarginazione di coloro che la società non riesce, non ritiene adeguati alla sua crescita, cioè i poveri, gli anziani, i disabili e le nuove classi sociali nate dai nuovi diritti. Interessantissima questa cosa, perché le avvisaglie di un'oligarchia mondiale, chiamiamola così, insomma, sono veramente, ci sono, ho letto degli articoli dove alcuni paesi come la Svezia si vantano che dopo il 2020, se ricordo bene, questo articolo diceva, loro non avrebbero avuto nessun caso di bambino affetto da sindrome Down nel loro paese. Stranamente i Down non nascono in Svezia, chissà per quale motivo. E poi ancora il Vescovo aggiunge: nessuno avrebbe mai pensato che l'atto coniugale, questo ce l'ha detto anche ieri, l'una caro, si sarebbe rivelato come la fonte e la sorgente della vera modernità. E poi ancora, sempre nella pubblicazione, Paolo VI intuì che la storia era entrata in una nuova condizione, che recentemente Papa Francesco ha definito come cambiamento d'epoca, cioè la società non è più fondata sulla condizione naturale, ma è divenuta il luogo in cui l'uomo può essere di più, essere di più. Ossia può liberarsi dai limiti della condizione naturale e aprirsi al nuovo, alla novità dell'essere. È questa la vera modernità, e non può essere identificata con la capacità dell'uomo di essere libero e razionale, possibilità che ha sempre accompagnato l'esistenza storica dell'uomo. Quindi questa, aggiunge ancora il Vescovo, è la profezia dell'Umane Vite: aiutare l'uomo a comprendere che la modernità non è un'astrazione culturale, ma è la manifestazione di quel desiderio dell'uomo di essere di più, che si nasconde nella dualità maschio-femmina, solo salvando e servendo l'atto coniugale si salva e si serve l'uomo, evitando che cammini verso la morte. Questo è il punto. Noi siamo chiamati alla vita, abbiamo ovviamente nel nostro cuore questo desiderio della vita, che ovviamente noi credenti sappiamo che non si identifica con la vita su terra, per cui giustamente il professor Duini diceva: dobbiamo sapere che dobbiamo morire, qui su terra dobbiamo morire, certo, per aprirci naturalmente alla pienezza della vita eterna. Bene, allora qual è il punto? Con che cosa vogliamo andare via da questo convegno? Io credo che si potrebbero fare tantissime cose, a parte che noi, ripeto, come ufficio ci ha dato tantissimi spunti che cercheremo di raccogliere e in qualche modo di elaborare poi nelle nostre progettazioni pastorali, però io credo che da una parte bisogna cominciare, cioè è talmente vasto questo campo, cioè, da una parte dobbiamo cominciare, per esempio quello che state facendo voi, no, con questa in qualche modo raccolta di rappresentanti del mondo accademico, del mondo della ricerca, che si ritrovino sul valore della persona e che partino da lì per fare fronte a questa ideologia. Papa, guardate, ci parla di dittatura del pensiero unico, guardate, è un qualcosa che non possiamo sottovalutare, e abbiamo la possibilità perché la natura, l'uomo parla, dobbiamo soltanto farlo parlare. E voi siete naturalmente quelle persone che hanno gli strumenti per far parlare l'uomo, e quindi interessantissimo anche di nuovo anche il documento che è stato adesso sottoscritto. Ma io adesso vorrei riferirmi al documento che invece avete fatto nel 2004, perché questo documento nel 2004 veramente avrebbe tracciato
delle proposte del mondo sia della ricerca, del mondo quindi della formazione, delle quindi istituzioni di medicina, che assolutamente sono da fare. Da lì dobbiamo almeno riprendere. Dal 2004 non è stato fatto forse niente per questo, però bisogna farlo, cioè ci dobbiamo mettere d'accordo. Se sono vere queste cose che ci stiamo dicendo, lì dobbiamo cominciare, no? E lì, per esempio, si è detto in maniera chiara e univoca che è necessario quindi prendere atto, no, dell'opportunità che nel mondo universitario venga riconosciuta la dignità scientifica ormai ampiamente dimostrata dall'evidenza che l'insegnamento della regolazione naturale della fertilità trovi adeguato inserimento nei programmi didattici delle facoltà di medicina in Europa. Cioè, questo deve essere assolutamente fatto, perché se giustamente non cominciamo dal associare la conoscenza dei metodi naturali con la scientificità degli studi che sono stati fatti a riguardo, è chiaro che i metodi naturali verranno sempre emarginati e si alimenterà quella cultura, che è una cultura della morte. Ecco, qui in questo senso la professoressa è stata molto veramente straordinaria, no? Quando ha detto qui dobbiamo lavorare insieme, perché la prospettiva è quella della vita. Però se non si raccoglie questa proposta, cioè ad esempio io prendo un solo aspetto, quindi l'aspetto dell'accoglienza sincera di questi risultati del mondo scientifico che identificano nei metodi naturali un percorso di formazione della responsabilità, come il dottor Casaccia questa mattina ci ha detto in maniera molto, molto, molto chiara e molto interessante, da parte delle persone, cioè dei ragazzi, dei giovani, ma anche dei meno giovani, quindi una consapevolezza della propria corporeità, un'indagine ancora più profonda di quello che significa essere uomo, essere donna, senza permettere questo inquinamento ideologico che, diciamo così, si imponga in questa maniera così feroce, ecco, e quindi permettendo alle facoltà, per esempio dell'Italia centrale, no, di introdurre l'insegnamento, quindi tra le materie che vengono proposte ai nostri giovani, anche proprio la conoscenza e l'insegnamento, lo studio sui metodi naturali, io credo che se dovessimo arrivare concretamente qui nel centro Italia a realizzare questo progetto, a concretizzare questo progetto, avremmo fatto un passo enorme di civiltà. Questo passo enorme che è indispensabile proprio perché, ripeto, l'altro, cioè quella cultura che si può identificare, chiamiamola una parola sola, la cultura della morte, invece ci vuole assolutamente propinare come l'unico elemento della modernità. Ma il Vescovo ci ha ben chiarito come con la modernità quella cultura lì non c'è niente a che fare. Quella ci porta alla morte. Dobbiamo saperlo prima, naturalmente, che ci troviamo a quel punto. Ma noi siamo qui per questo motivo. Ecco perché vi ringrazio tantissimo per il contributo che è stato straordinario e credo che la nostra diocesi abbia, diciamo così, se vogliamo, sia stato il luogo dal quale, ecco, questa luce che voi oggi avete dato a tutti quanti noi potrà propagarsi e potrà contagiare anche tutte le realtà, se vogliamo, della nostra Chiesa. Grazie, grazie ovviamente di cuore. Grazie.